Vorrei salutare il professore Allam con un pezzo scritto da lui, secondo me molto bello. Vorrei salutarlo con le sue parole. Si chiama La solitudine della cornice, se mi permette, Presidente. Recita così. La solitudine della cornice. Ho accolto tutti, grandi e piccoli da me sono venuti. Van Gogh, Jérôme Bosch, Poussin, Matisse, Nicolas d'Estelle, Kandinsky, Koreichi, Leszczynski e tanti altri. Ho accolto anche tutti i colori del mondo e tutte le sue ombre. Sono stata gioia e tristezza, dolore e inquietudine. Ho rilevato ciò che non si rivela sempre. Sono stato il mistero delle passioni umane, così ho dotato ospitalità anche al grido di dolore delle lagune polari, come a quelle dei gridi di gioia delle rivoluzioni. Sono stata anche il riposo del guerriero, dell'artista, del filosofo. Ho accolto anche gli angeli della terra, ma soffro di non essere riconosciuta, sempre in attesa come il clandestino dell'arte che esiste senza esistere, perché ancora in questo mondo non ha saputo inventare il dipinto finale, quello che va oltre il confine e che annulla il confine stesso. Ma attendo, ma l'attesa è anche la solitudine, e la solitudine è la premessa di ogni amore, perché l'amore sta nell'attesa dell'altro, come il dipinto che rivela la cornice e la cornice che rivela il dipinto, nascosto dal dipinto stesso. Kaed Fuad Allam. Ciao, professore. Grazie, consigliere Caruso. Consigliere Fodera. Presidente, c'è Fodera. Io chiedevo a questo punto, dopo l'intervento di Fodera, se era consentito chiedergli un minuto di silenzio per il professore Allam. Prego, consigliere Fodera. Grazie, Presidente. Anch'io volevo esprimere qualcosa su questa persona che ho conosciuto a Mazara, e volevo che si osservasse un minuto di raccoglimento in memoria del professor Fuad Allam, il sociologo e scrittore algerino che purtroppo ieri è venuto a mancare. La città di Mazara del Vallo ha avuto l'onore di avere il professor Allam quale esperto del sindaco Cristaldi per le politiche dell'immigrazione e i rapporti col mondo arabo. Purtroppo il professor Allam soffriva di una forma aggressiva di diabete e, anche se sono in corso doverosi accertamenti, quasi certamente la sua prematura scomparsa è dovuta a questa malattia che lo aveva segnato nel fisico ma non dello spirito. Ritengo che questo Consiglio Comunale, a nome della città, debba riconoscere ciò che a livello mondiale è già riconosciuto, cioè che il professor Allam, da algerino e da musulmano, è stato un grande esempio di pace, cultura e fratellanza. Grazie. Grazie, consigliere Fodera. Un minuto di raccoglimento.
Un attimo che stiamo riavviando la registrazione. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione del verbale del statuto dei precedenti. Atto numero 53 del 29/4/2015, lettura e approvazione del verbale del statuto dei precedenti. Atto numero 54 del 29/4/2015, comunicazione, svolgimento e interrogazione. Atto numero 55 del 27/4/2005, approvazione del progetto edilizio per la costruzione di un centro riabilitativo e socioassistenziale dell'AIAS di Mazara del Vallo nel lotto terreno sito nella località Altavilla Malpasso ed annotato in catastro foglio di mappa numero 178, particella 437, 438, 439, 442, 443 e 445. Ai sensi dell'articolo 6, articolo 10, numero 104 e 92, in variante allo strumento urbanistico, ditta richiedente AIAS, Associazione Italiana Assistenza, sezione di Mazara. Atto numero 56 del 29/4/2015, rettifica di deliberazione consiliare numero 21 del 21 gennaio 2015, avendo per oggetto riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio a seguito della sentenza 564/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione lavoro, geometra Bentivegna Filippo. Atto numero 57 del 29/4/2015, rettifica di deliberazione consiliare numero 22 del 21 gennaio 2015, avente per oggetto riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 579/2014 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, Giacalone Pietro. Atto numero 58 del 27/4/2015, rettifica deliberazione consiliare numero 23 del 21 gennaio 2015, avente per oggetto riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 580/2014 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, geometra Fasulo Giuseppe. Atto numero 58 del 29/4/2015, ammissione del Comune di Partanna al Consorzio Trapanese per la legalità e lo sviluppo. Atto numero 60 del 29/4/2015, mozione orti urbani. Atto numero 61 del 29/4/2015, mozione protocollo d'intesa per la manutenzione ordinaria dell'illuminazione di competenza regionale. Atto numero 62 del 29/4/2015, mozione istituzione ufficio ambientale di concerto con la protezione civile presso il Comune di Mazara del Vallo. Atto numero 63 del 29/4/2015, mozione mercato regionale settimanale. Atto numero 64 del 29/4/2015, mozione servizio noleggio con conducente mediante autobus superiore a 9 posti. Atto numero 65 del 29/4/2015, mozione dotazione di punto di acqua e punto di luce in ciascuna delle aree a verde pubblico comunale da affidare a soggetti privati e sponsor.
Atto numero 66 del 29/4/2015, mozione acquisizione di strade pubbliche di pubblico interesse al patrimonio comune e comunale e relativi frazionamenti dei Volturi. Atto numero 67 del 29/4/2015, mozione sicurezza stradale. Atto numero 68 del 29/4/2015, mozione acquisto di software di informatizzazione ufficio del primo settore, affari generali, sociali e culturali, servizi e affari sociali. Atto numero 69 del 29/4/2015, mozione Spider Park e campetti di basket. Atto numero 70 del 29/4/2015, mozione istituzione del servizio nonno vigile. Atto numero 29/4/2015, mozione istituzione giornata di disabilità. Atto numero 72 del 29/4/2015, mozione intervento urgente nelle scuole di competenza comunale. Atto numero 73 del 29/4/2015, mozione manutenzione a rete urbano, cartelloni pubblicitari e panchine. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che sono dichiari. Votato all'unanimità dei presenti. Allora, Firenze. Allora, Firenze, Norrito, Giacalone Sidonia, Randazzo, Zizzo, Foderà, Tumbiolo, Giacalone Giuseppe, Impeduglia, Caruso, Marascia, Di Gregorio, La Grutta, Alestra, Arena, Iacono, Safina, Caiazzo, Diadema, Foggia e Presidente. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazione, svolgimento e interrogazione, interpellanza. Volevo comunicare che è arrivata un'email dal consigliere Alagna che per motivi personali sarà assente dalla seduta di questo Consiglio Comunale. Poi è arrivato un comunicato del 14 maggio 2015, è stato firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine d'approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province di bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Sono pervenuti pure una risposta del direttore De Nicola a un'interrogazione fatta dal consigliere Foggia, quindi ora glielo faccio avere, che ci ha per oggetto l'acquisto dell'ecografo all'area emergenza di Mazara del Vallo. E poi un'altra interrogazione, invito il messo a portargliela al consigliere Foggia che illustrerà successivamente. Ha chiesto di parlare il consigliere Foggia, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Sull'ecografo ormai diciamo che oggi sull'organo di stampa è andato l'incontro che ha avuto, tra l'altro questa risposta contiene l'incontro che ha avuto con il signor De Nicola, che tratta semplicemente la mia richiesta per quanto riguarda di sostituire l'ecografo che era obsoleto nel nostro comune di Mazara del Vallo. Tra l'altro mi ero incontrato pure con il sindaco, che ha avuto pure un incontro con il responsabile dell'ASP, e grazie comunque all'impegno di tutti, sia del Consiglio Comunale, grazie all'impegno dell'amministrazione e anche la sinergia che c'è comunque con il direttore dell'ASP e con gli organi deputati, siamo riusciti ad ottenere diciamo queste somme per sostituire l'ecografo. Attualmente ne hanno messo uno di soluzione di quello obsoleto, ma ne hanno acquistato uno di 60.000 euro che tra qualche mese sarà comunque efficiente la città di Mazara del Vallo. Questo è un interesse comunque tutelare la salute di tutti i cittadini. Detto questo, ho ricevuto anche una risposta dall'amministrazione comunale per quanto riguarda il problema idrico della nostra città, che vado a leggere, riguardante comunque il potenziamento della condotta idrica. Desidero comunicarle che questo assessorato ha provveduto a pianificare interventi strutturali che potenzieranno la rete idrica relativamente alle zone che hanno avuto problemi di approvvigionamento. Si rende noto che si è provveduto ad acquistare 10 elettropompe che sostituiranno quelle non funzionanti, Fiumara 1, Messina, Puntini. È stato altresì approvato un progetto che mette alle condizioni di attivare il pozzo
Minnoliti, che dovrà soddisfare le esigenze idriche di quei cittadini che abitano nella Pisaleme, Luigi Fiorentino e zona limitrofe. Naturalmente sappiamo tutti che in questo periodo Mazzara ha avuto dei problemi per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua. Tra l'altro siamo stati comunque, non dico, abbiamo chiamato sia gli autobot in causa, anche dei privati, per comunque dare, garantire l'acqua ai cittadini. Sappiamo che il problema esiste, già in passato molti interventi erano stati fatti, e anche nella passata legislatura sulla rete idrica, mi ricordo abbiamo risolto quella borgata costiera, parzialmente anche quella in via Potenza. Naturalmente ci sono ancora molti interventi da fare, sappiamo che comunque la rete idrica anche lì sono comunque da rifare e il bilancio comunale non ce lo permette, però spero tanto che possiamo risolvere i problemi immediati anche con queste pompe e potenziando questi impianti. Io volevo sapere se magari queste pompe sono in arrivo o magari prima dell'estate ce la facciamo ad installarle, considerato che l'estate è alle porte e i disagi ci sono, e se queste pompe risolvono anche i problemi della zona di via Antonio Mazzolari e della zona pure di via Tevere e attraverso i limitrofi, perché anche da lì sono arrivate delle segnalazioni. Detto questo, volevo parlare un pochettino di un argomento attualissimo per adesso per quanto riguarda il dragaggio del porto. Tra l'altro mi risulta che anche in commissione se ne è parlato, devo ringraziare sia il Presidente che il Vicepresidente e l'amministrazione comunale che ci hanno accolto, considerato che comunque qualche personaggio della città di Mazzara del Vallo ci ha comunque definiti, nel senso che brilliamo di incapacità. Io non so a quale incapacità si riferisce, anche perché lo dimostrano i fatti, anche dalle risposte che ho, che comunque facciamo una politica attiva che si interessa del territorio. Una cosa è certa, dico semplicemente che chi ha denunciato questo consiglio o questa amministrazione o gli assessori di riferimento vuol dire che comunque per 4 anni è stato pure incapace pure lui, perché per 4 anni ha avuto un incarico, se non erro, dall'amministrazione comunale, e questo mi dispiace. Quindi rimando al mittente questa sterile polemica, non me la sento, dico semplicemente sono un consigliere comunale della città di Mazzara del Vallo, mi assumo le mie responsabilità, accetto le critiche ma non accetto le offese. Il sottoscritto quindi rimanda al mittente questo aggettivo usato, anche perché è stato anche un grande protagonista nelle campagne elettorali. Io capisco che magari non si accetta la sconfitta, ma dico sempre che comunque è stato bocciato, e non, se vuole parlare eventualmente si candida, viene in consiglio comunale e ne discutiamo di presenza, come magari era abituato in qualità di consigliere provinciale a fare alla provincia. Detto questo, vice sindaco, più che altro io non voglio, il problema c'è, esiste, questa è una piccola parentesi che chiudo subito qui, il problema c'è, esiste, naturalmente ci stiamo muovendo nell'interesse di trovare una soluzione, quasi nell'immediato, però è pure vero che questo problema è che esiste da più di 10 anni, non è nato adesso, e che la politica ha le sue colpe, tutte le amministrazioni hanno le sue colpe, qua nessuno è esente da colpe. Dico semplicemente che comunque dovremmo prendere degli impegni seri. Io dico che la politica in generale, anche in campagna elettorale, dovrebbe prendere dei pochi impegni, deve avere dei pochi obiettivi, ma su quegli obiettivi bisogna morirci sopra. Il dragaggio del porto, il piano regolatore del porto, fanno parte, diciamo, dello sviluppo economico della nostra città. Il sottoscritto in passato ha presentato un'interrogazione per quanto riguarda il piano regolatore del porto. Tra l'altro noi abbiamo avuto una commissione proprio 2 o 3 giorni fa dove ha partecipato sia il vice sindaco Stefano Bonanno ma anche l'ex dirigente Alberto Ditte, che è quello che ha seguito comunque tutto l'iter per quanto riguarda il piano regolatore del porto. Dico semplicemente, anche perché dalle dichiarazioni fatte anche dal signor Ditte, dove dichiarava che il porto è defunto, ha detto, e che è diventato una trappola sedimentale perché comunque l'acqua non gira più, l'acqua ormai si è fermata. A tal proposito io volevo fare delle domande specifiche all'amministrazione, se si sa chi è l'ingegnere idraulico che verrà nominato dal commissario Foti per fare comunque l'analisi di portata, quello dello spostamento delle acque eccetera eccetera, se corrisponde a verità. Comunque già io in commissione questa risposta la so, ma più che altro per informare la città di Mazzara del Vallo, se corrisponde a verità che i 2 milioni non basteranno per dragare il porto o si farà solo un dragaggio parziale. Io la risposta la so, magari però è giusto che l'amministrazione lo dà alla città, e se l'amministrazione, diciamo, si è attivata
diciamo, con il governo nazionale per le ulteriori somme che comunque mancano per dragare tutto il porto. Naturalmente sappiamo pure che nel 2009 allora il ministro Prestigiacomo aveva garantito queste somme, sappiamo che ci sono state alcuni mutamenti, alcune modifiche, il governo nazionale, sappiamo tutto, volevo sapere se ancora potevamo comunque ottenere queste somme per dragare il porto. Tutto ciò comunque nell'interesse di risolvere questa problematica, anche perché sempre dalla commissione che abbiamo fatto emerge che se prima non draghiamo il porto non possiamo strutturare, diciamo, il piano regolatore. Quindi, cioè, diciamo, non è figlia, ma incide, perché è stato detto che aspettiamo settembre, ottobre dal dragaggio, lì poi si fanno le giuste valutazioni e poi vedere come fare per presentare su questo benedetto piano regolatore del porto, che diciamo che l'argomento in questo periodo del porto di Mazara investe una prospettiva di sviluppo della nostra città in termini occupazionali, economici, ma per il futuro incremento turistico ricettivo. Quindi se ci possiamo lavorare, anche perché Mazara ha avuto fatto un torto dalla politica, ha avuto tolto la tratta Mazara-Pantelleria, che io tra l'altro ho detto alla Commissione cerchiamo di battagliare nell'interesse futuro. Consigliere Foggia, vado alla conclusione. Sì, grazie Presidente, vado a concludere. Nell'interesse in chiave futura, nel momento in cui ci sarà un piano regolatore del porto, di riportare eventualmente potenziare anche questi collegamenti con le isole, perché ne darà comunque dello sviluppo alla nostra città. Grazie Presidente, il mio intervento non era di polemica e mi sono unito al mutuo raccoglimento per quanto riguarda il signor Fuad Allam, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo per 4 anni. Ho parlato spesso con lui e mi dispiace che una persona così intelligente e preparata ci venga a mancare proprio oggi. Grazie. Grazie consigliere Foggia. Ha chiesto di intervenire l'assessore Bonanno per la risposta. Sì, se è possibile preferisco, siccome tanto buonasera e grazie signor Presidente, rispondere per quanto io possa a questa interrogazione, perché capisco che oggi saranno molte interrogazioni e che sono delle criticità della città di Mazara del Vallo ed è giusto che sono argomenti importantissimi. Allora, per quanto riguarda il problema dell'acqua, consigliere Foggia, lunedì sono arrivate le elettropompe e quindi già il dirigente ha attivato tutte le procedure per affidare ad un'impresa o più imprese, poi sarà l'ufficio tecnico a verificare questo, per il montaggio di queste elettropompe nelle zone di Fiumara 1, Fiumara 2, Messina 1, Messina 2 e Castelluzzo, che non risolvono il problema di quella zona che diceva lei, cioè la via Potenza, via Salemi e via Luigi Fiorentino e zone limitrofe. Questa zona verrà risolta con l'attivazione del pozzo Minnuliti e già il progetto è pronto e esecutivo. Credo che in settimana verrà fatto un bando di gara, perché è una somma, un avviso pubblico, è una somma diciamo sui 30.000 euro e lì verrà montata anche un'altra elettropompa, per cui si dovrebbe risolvere il problema dell'acqua, che è diventato diciamo un fastidio enorme, ma una criticità per la città di Mazara del Vallo. Io parlo sempre al condizionale, perché è bene che la cittadinanza sappia che l'amministrazione naturalmente dà delle direttive, ma poi alla fine si deve fidare dei tecnici che ha intorno. Cioè non è che sono uno scienziato, un tecnico dell'acqua o sono un ingegnere, quindi naturalmente l'amministrazione si fida di quello che il dirigente e le posizioni organizzative e tutto lo staff tecnico dicono. Se questi signori commettono degli errori, state tranquilli che verranno trasferiti in altra sede, perché vuol dire che non sanno fare bene il loro mestiere. Per quanto riguarda il dragaggio del porto canale, io sono stato ieri a Palermo e ho incontrato l'ingegnere Foti, che è il commissario straordinario delle opere marittime quando va il dragaggio del porto canale, e mi ha garantito che ha già incaricato l'ingegnere idraulico già da 10 giorni, non mi ricordo il nome adesso, comunque poco importa, e mi ha anche riferito che entro 20 giorni questo ingegnere farà la relazione tecnica, per cui, per come si era convenuto nella conferenza di servizio del 28 maggio, presenti anche gli operatori diciamo, del settore, dovrebbe essere indetta la gara d'appalto. E quindi nei primi mesi di settembre si dovrebbe cominciare a iniziare a dragare il porto.
Lei diceva che le somme non saranno sufficienti per dragare il porto nella sua completezza, nella sua completezza e nella profondità. Tant'è vero che il progetto iniziale, così come abbiamo convenuto il 28 maggio, subirà delle variazioni, cioè ci saranno delle zone che verranno scavate, adesso non mi ricordo, per un metro ed altre per un metro e mezzo e viceversa. Questo consentirà intanto la navigazione all'interno del porto canale, che per ora lo sappiamo tutti che purtroppo è un letamaio, ci sono dei fanghi che non consentono, diciamo, che le barche, insomma, possono circolare tranquillamente all'interno del porto canale. Mancano 8 milioni di euro per il finanziamento per completare l'opera. Lunedì mattina io sarò a Roma insieme con l'architetto Ditta, ho già fissato un appuntamento presso il Ministero dell'Ambiente, quindi ci stiamo muovendo in tal senso per cercare di accelerare tutti i tempi per far sì che questo finanziamento possa arrivare nel più breve tempo possibile e quindi dragare tutto il porto canale. Io ho voluto rispondere subito, Presidente, perché è un argomento molto delicato e difficile da gestire, anche perché giustamente tutti gli operatori marittimi della città si lamentano e obiettivamente questa è la verità, cioè che c'è una marineria ma soprattutto anche i cantieri navali che sono in ginocchio a causa appunto di questa del dragaggio del Porto Canale. Volevo altresì dire che in tutta questa vicenda, ma non per una giustificazione dell'amministrazione comunale, noi purtroppo siamo semplici spettatori attivi. Il nostro compito è quello di, diciamo, punzecchiare ed essere da stimolo nei confronti del commissario straordinario, l'ingegnere Foti, per far sì che possa accelerare tutte le procedure opportune. Devo dire che abbiamo incontrato o incontrato una persona che si è resa subito disponibile e ha compreso le difficoltà del settore, appunto l'ingegnere Foti, nonostante sia anche lui oberato, perché l'ingegnere Foti è anche il responsabile regionale della protezione civile, quindi ha molti incarichi che naturalmente pesano moltissimo su tutte le procedure. Questo è quanto è in risposta appunto al consigliere Foggia, grazie. Grazie a lei, Assessore. Ha chiesto di parlare il consigliere Randazzo, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri comunali. Presidente, oggi intervengo per presentare nel corso della seduta due interrogazioni. Allora, mi accingo a leggere la prima, ne approfitto pure della presenza dell'assessore Bonanno, che più che altro risulta essere una richiesta visto l'imminente arrivo della stagione estiva. Allora, visto l'inizio della stagione estiva che porterà nella località di Tornarello un afflusso notevole di cittadini e nonni con relativo incremento del traffico veicolare sul lungomare Fata Morgana, considerato che il predetto tratto stradale negli anni ha visto il verificarsi di numerosi incidenti stradali dovuti all'alta velocità dei veicoli che lo percorrono, date numerose istanze presentate al sottoscritto dai titolari degli stabilimenti balneari, residenti e frequentatori della zona di Tornarella, si interroga questa amministrazione la persona del sindaco onorevole Nicola Cristaldi, se una volta istituito il senso unico di circolazione durante il periodo estivo sul lungomare Fata Morgana, sia prevista l'installazione di dossi artificiali e sistemi similari tesi ad una maggiore sicurezza stradale del tratto, nel quale si registrano numerose infrazioni al codice della strada in termini di rispetto delle velocità massime consentite, con l'obiettivo di prevenire e verificarsi dispiacevoli incidenti stradali. Prego la Presidenza di ritirarla. Questa interrogazione è dovuta a una serie di istanze presentatomi, come ho detto, nell'interrogazione dai titolari, gli stabilimenti e residenti, anche perché, caro Presidente, sappiamo benissimo che è passato un anno da quel benedetto giorno in cui il mio familiare è stato vittima di un incidente in quel tratto dovuto agli stessi motivi. Quindi ci terrei in particolar modo che l'amministrazione prendesse atto di questa interrogazione. L'altra interrogazione riguarda un problema che è scoppiato, diciamo, nei giorni passati, balzato sulle cronache locali di stampa, e che il sottoscritto insieme al collega Giacomo Cangemi ha monitorato nei mesi passati, riguarda appunto il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale. Allora, mi accingo alla lettura dell'interrogazione. Presidente, vista la gara indetta dalla Prefettura di Trapani con relativa commissione di gara costituita con il decreto prefettizio numero 02351 del 24/11/2014, relativa al bando di gara avente per oggetto affidamento del servizio di accoglienza alla provincia di Trapani dei cittadini richiedenti protezione internazionale per 600 posti. Considerato che al predetto bando si sono presentate associazioni e cooperative legate alla città di Mazara del Vallo e non, tutte indicanti come luoghi in cui ospitare tali strutture il territorio di Mazara del Vallo, talvolta manifestando anche la volontà di istituire questi centri di accoglienza non solo in zone periferiche ma anche in centri residenziali in prossimità di scuole e con forte presenza di anziani e bambini. Ritenuto il forte allarme sociale che sta scatenando la questione e le forti preoccupazioni manifestate dal sottoscritto e altri colleghi consiglieri comunali dalla cittadinanza, legati pure al fenomeno dell'immigrazione che a seguito dei controlli da parte del Ministero risulta strettamente collegato alla questione sicurezza, data la massiccia pure presenza nel territorio di Mazara del Vallo di popolazione immigrata e di numerosi centri tesi all'accoglienza di questi soggetti, interroghiamo io il consigliere Giacomo Cangemi del gruppo di Forza Italia, il sindaco della città, l'onorevole Nicola Cristaldi, se questa amministrazione è a conoscenza della nascita di ulteriori centri di accoglienza per immigrati richiedenti asilo nel territorio comunale, se è fondata la notizia che ad ospitare un centro del genere sia un'ex struttura alberghiera sita a pochi metri del centro e se è opportuno che tali strutture nascano in un'area della nostra città fortemente popolata, con la presenza anche di alloggi popolari e istituti scolastici, soprattutto in un territorio di frontiera con una forte presenza di popolazione immigrata. Per non sottovalutare anche, caro Presidente, il fenomeno incontrollato dell'immigrazione clandestina, si chiede altresì, se fossero fondate le preoccupazioni prima evidenziate, di attivare una serie di controlli tesi alla verifica dell'idoneità della posizione geografica di tali strutture, con particolare riferimento alla sicurezza per la popolazione residente e al controllo dei richiedenti asilo, nonché alla sicurezza degli stessi richiedenti asilo. Questo è un problema che è stato sollevato a livello nazionale e che colpisce soprattutto i territori di frontiera come Mazara del Vallo. Io credo che a tutto ci sia un limite, compreso la solidarietà. Non è possibile che una città di 60.000 abitanti sia passata dai centri di accoglienza per anziani ai centri di accoglienza per migranti. Cioè, questo suona strano. Io spero che questo intervento venga ascoltato dagli organi competenti in materia, perché ci sono perplessità che ho avuto modo di riscontrare nei relativi bandi di gara, soprattutto nelle sedute della Commissione, che mi destano molti sospetti, caro Presidente. Io posso capire che un centro del genere venga istituito in zone periferiche, l'ha fatto pure il Comune Petrosino, Marsala, con la struttura alberghiera presente sulla statale 115, ma non è tollerabile che strutture private istituiscano centri del genere in prossimità di alloggi popolari, di istituti scolastici e soprattutto in quartieri dove ci sono notevoli problemi di sicurezza, sia dal punto di vista di infrazioni, reati del codice penale abbastanza evidenti e pesanti, e che non si faccia nulla per arginare tutto questo. Io non vorrei che ci sia una sorta di business, ormai le cronache nazionali sono piene di questo genere di installazioni di centri particolari, la recente inchiesta di Mafia Capitale ne è testimone. Io chiedo all'amministrazione di controllare se queste strutture siano idonee a livello di posizione geografica, perché c'è una popolazione, soprattutto i residenti, fortemente allarmata. E dico pure che nell'eventualità si verificassero spiacevoli episodi dovuti a questi centri di accoglienza, abbiamo una popolazione pronta ad agire legalmente, a fare una raccolta firme, e io non vorrei che si arrivasse a tal punto. Spero che non accada nulla, però è bene controllare, perché non è pensabile che una città di 60.000 abitanti in proporzione abbia circa una decina di strutture che accolga migliaia e migliaia di persone a fronte di una popolazione
che di certo non è grande come la conclusione di una città capoluogo. Quindi Presidente, prego la Presidenza di ritirare queste due interrogazioni che sono sicuro l'amministrazione darà risposta a breve. Grazie. Grazie a lei Consigliere Randazzo, ha chiesto di parlare il Consigliere Iacono, prego, ne ha facoltà. Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri. Volevo chiedere una cosa al Vice Sindaco una volta che è in aula, brevemente, ma prima di chiedere una cosa rispondo così brevemente al collega che mi ha preceduto, dicendogli solo al collega che riferisce a chi giustamente si sta lamentando, sì, posso essere pure d'accordo su determinate cose, però è pure vero che le leggi purtroppo li fa chi ci comanda oggi, oggi ci comanda Renzi, addirittura premia i comuni per l'accoglienza agli extracomunitari. Più se ne accolgono, più loro li premiano, li finanziano. Quindi a livello internazionale ci danno questa. Poi un'altra cosa che le dico, già vengono assegnati direttamente dalla prefettura. Quindi già sono, gli organi sono già tutti pronti a darci questo sostegno. Quindi credo che l'amministrazione, sotto questo punto di vista, può fare pochissimo, credo. Anche noi cittadini credo che possiamo fare pure poco, tra l'altro. Perché chi ci comanda dall'alto ha già dato le direttive ai comuni. Più si accolgono gli immigrati, più vanno premiati. Allora, volevo chiedere al vice sindaco, mi scusi, non... capisco che il consigliere Foggia, dico, un po' di attenzione me la dia, capisco che dove maggiore scemo non necessita, ma... Consigliere Iacono, gentilmente, è una battuta, la possiamo fare, faccio la sua risposta. Allora, sono stati molti cittadini che oggi, io non so perché non sono andato a... che mi chiedono con insistenza, tanto che volevo avere un incontro con lei, io ho detto che riferivo stasera in aula, dove lei dava sicuramente delle elucidazioni, che è iniziato di nuovo il depuratore a fare i suoi capricci e a fare i suoi bisogni. Quindi c'è un'area là di nuovo che veramente non si può stare, tanto che qualche ristorante pure di quella zona, qualche cliente si lamentava come se fosse la propria fogna all'interno. Se possiamo delucidare queste persone che abbiano dall'altra parte, se si sta facendo qualche cosa o cosa stiamo attuando. Io sono sempre brevissimo nei miei interventi. Se può dare una risposta, la ringrazio. Grazie consigliere Iacono. Prego consigliere assessore. Sì, grazie presidente, è un argomento naturalmente importantissimo. Parliamo del depuratore, molto fastidioso, è una criticità, nessuno lo nasconde, giustamente i cittadini che abitano in quella zona, ma anche le attività commerciali e i ristoratori si lamentano per questi cattivi odori che ogni tanto ci sono, non certo come l'anno scorso, questo bisogna anche ammetterlo. Voglio anche fare qui una premessa che ho fatto poco fa, noi ci avvaliamo di tecnici e abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'Università di Palermo, con il professore Torregrossa, che fra l'altro verrà domani mattina a fare un sopralluogo presso il depuratore. Che cosa è successo in quest'ultimo periodo? Parlo di 15 giorni. Su suggerimento sempre del professore Torregrossa, noi abbiamo, voi sapete come è combinato questo benetto depuratore, che è un depuratore trentennale, se non dire quarantennale, quindi di molti anni addietro. Consigliere, gentilmente. Abbiamo svuotato il digestore. Il digestore è un grosso silos dove lì vengono convogliati tutti i fanghi e l'intervento è finito ieri. Diciamo, hanno impiegato 15 giorni. Ci dicono i tecnici che con questo svuotamento dovrebbero essere ridotti notevolmente i cattivi odori. Abbiamo anche un progetto che già è esecutivo, e quindi già domani ne parleremo al professor Torregrossa, di la trasformazione della seconda vasca, che è una vasca anaerobica, in vasca a fanghi attivi. Questo significa che la seconda vasca diventerà una vasca ossidata,
Voi sapete bene che quando si passa dalla fase anaerobiosa ad aerobiosa, quindi c'è ossigeno, i cattivi odori dovrebbero notevolmente ridursi. Altro progetto esecutivo è quello della copertura del depuratore. Già il professor Torregrossa ha stilato un progetto che prevede la copertura dell'ispessitore, che è un silos, della vasca d'ingresso, cioè dove arrivano tutti i reflui, che dovrebbero essere domestici ma purtroppo non lo sono, spesso sono industriali, e questo creano purtroppo dei problemi. Ma se noi copriamo questa zona d'ingresso, e già il progetto è pronto, con la situazione che avviene all'interno, quindi l'aria non, che verrà emessa all'esterno sarà ossidata e quindi non ci dovrebbero essere più cattivi odori, e la copertura del digestore. Non vi so dire i tempi tecnici di realizzazione di questo progetto, ma questo progetto che rende possibile la copertura di quei siti che purtroppo provocano questi fastidi verranno completamente eliminati. Quindi non ci dovrebbero essere più questi benedetti cattivi odori. Questo quanto ci dichiara il professore Torregrossa. Al solito, se poi non corrisponde a verità. Ma ritengo che sia un esperto anche in campo europeo e quindi ci ha dato delle indicazioni ben precise. Diceva: perché non l'avete fatto prima? Perché purtroppo abbiamo avuto altri problemi con il depuratore, soprattutto di gestione. Abbiamo anche di gestione di gestori che ci garantivano con tecnici loro che tutto sarebbe andato per il verso giusto. Per cui adesso abbiamo fatto questo protocollo d'intesa e io sono convinto che questo problema fastidioso e irriguardoso nei confronti dei cittadini che abitano in quella zona dovrebbe essere risolto. Io leggo molto su Facebook, capisco benissimo le proteste che sono talvolta educate, talvolta anche esasperate, non voglio aggiungere un altro termine, ma sappiate che noi come amministrazione ci stiamo muovendo a pieno regime, fidandoci e interpellando gli esperti che ci sono in zona. Credo di aver risposto a tutto quello che è possibile rispondere in questo momento. Domani verrà il professor Torregrossa, male che vada sabato mattina, e quindi con lui pianificheremo questo intervento. Credo che la seconda vasca per passare in fango attivo e quindi con una fase ossidante potrà essere fatta nel più breve tempo possibile, perché non prevede un intervento molto lungo. La copertura invece non so dirvi i tempi, probabilmente si parla di mesi, un mese e mezzo, due mesi, ma domani sarà più chiaro. Grazie Presidente. Grazie Assessore, ha chiesto di parlare il Consigliere La Grutta, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, saluto tutti i presenti, amministrazione, il Vice Sindaco, tutti i consigli comunali, i cittadini presenti in aula. Sono tante le cose da dover dire. Intanto il discorso dell'acqua mi preme fortemente, perché le segnalazioni che arrivano sono tantissime. E quindi, siccome l'acqua è un bene primario, si tratta di un servizio pubblico la cui interruzione prevede anche determinate situazioni spiacevoli, io spero che, come dire, che più volte sono stato negli uffici a chiedere informazioni, ho chiesto delucidazioni, mi arrivano risposte inerenti l'arrivo, l'acquisto e poi l'arrivo delle elettropompe. Sta di fatto che ad oggi mi sembra che non siano state ancora installate, ottengo le risposte qui in aula. A proposito di risposte, vorrei pregare l'amministrazione, e di questo domandato anche al Presidente, che così come domandare è lecito, rispondere è cortesia. Le interrogazioni che ho presentato sono tantissime e le risposte invece sono, anzi non ci sono, non ci sono risposte. Ecco perché aspettiamo risposte rispetto a cosa vuole fare l'amministrazione dell'ufficio del giudice di pace. Vi ricordo che il tempo è 30 luglio, entro il 30 luglio possiamo ancora rientrare in quella situazione. Vorrei sapere se lo vogliamo fare o se invece l'amministrazione non intende operare in tal senso. Per quanto riguarda l'interrogazione dello sportello vitivinicolo, cioè le informazioni che mi arrivano dalla regione piuttosto che dall'amministrazione comunale a cui ho posto un'interrogazione, se lo sportello vitivinicolo rimarrà a Mazzara e eventualmente se l'amministrazione vuole intercedere presso la regione per questa cosa. Risposta ancora dall'amministrazione non ne arriva. Per quanto riguarda Piazza Regina,
Volevo capire se i lavori proseguiranno in quella maniera oppure se il progetto si sta valutando di modificarlo, visto l'accesso per i disabili, visto l'invasione del marciapiede del marciapiedi nella strada. Quindi risposta anche su questo. Per quanto riguarda la riqualificazione urbana, ho presentato un'interrogazione esprimendo che la Regione Sicilia ha messo dei fondi a disposizione, 27 milioni di euro, una parte di questi sono già impegnati, diversi comuni potrebbero entrare in quella situazione, anche il nostro, impegnando queste somme potremmo riqualificare il tessuto urbano, è un'occasione da non perdere, anche lì ci sono delle scadenze ben precise, c'è un'interrogazione posta che ancora non riceve risposta, progettazione ministeriale, poi energia. 207 mila euro per diversi interventi di efficientamento energetico, sono soldi a fondo perduto, soldi a fondo perduto. L'anno scorso stessa situazione, li abbiamo persi, non si è fatto niente, quest'anno c'è nuovamente questa occasione, cosa intende fare l'amministrazione? Faccio la domanda, non ricevo la risposta. Piano triennale dell'edilizia scolastica, abbiamo perso 2,4 milioni di euro, siamo arrivati a chiedere le dimissioni per cercare di capire chi è che ha determinato questo stato di fatto. Non riceviamo risposta, la risposta anzi che arriva per bene alla popolazione è quale faremo ricorso, ma che cosa vuol dire? Quindi oltre al danno alla beffa, io invece voglio sapere chi ha determinato questa mancanza. Mazzara perde 2 milioni e 400 mila euro di soldi a fondo perduto, chi ha determinato questa situazione? E io non sto addebitando colpe all'amministrazione, voglio sapere chi è stato, perché se il dirigente ha commesso un errore e non ha dato le giuste indicazioni alla parte politica, e allora è il dirigente che deve rispondere di questa situazione. Se è la parte politica che ha ricevuto le giuste osservazioni ma poi non si è attivata attraverso il Presidente del Consiglio per fare il Consiglio e mettere tutti quei tre progetti nel piano triennale, e allora le colpe sono della politica. Quindi io voglio sapere chi, vorrei trovare i responsabili, non otteniamo risposte. Poi, interrogazione sul baratto amministrativo, una legge nazionale prevede e consente che se io sono cittadino non posso pagare le tasse, posso pagare le tasse comunali attraverso barattando la mia opera di lavoro, non ti posso pagare l'IMU, non ti posso pagare la TASI, perfetto, io però ti posso retribuire, ti posso pagare con il mio lavoro, lo Stato lo consente, perché il Comune non si attrezza in questa direzione? Faccio la domanda, faccio un'interrogazione e non ricevo risposta. Per quanto riguarda la Belice Ambiente, c'è stata qui un consiglio aperto, vorrei sapere, intanto quella parola che ho sentito qui mi è dispiaciuta tantissimo, è stata pronunciata una parola offensiva, quando io parlo non ho degli appunti qui davanti, solitamente quando io parlo faccio richiesta di accesso agli atti e ottengo delle risposte, quindi se qualcuno pronuncia certe parole offensive, diffamatorie, dovrebbe, come dire, riflettere, perché una cosa è il documento che attesta con firma dei dirigenti, due dirigenti, il debito che il Comune ha nei confronti della Belice Ambiente, tra l'altro io quel documento l'ho ritirato e parla di 2005 senza dire date specifiche, io invece con richiesta di accesso agli atti ho parlato di un debito che sottoscrive la Belice Ambiente, il tesoriere della Belice Ambiente mette una firma e un timbro su quei numeri e dice che il Comune di Mazara del Vallo deve al 30 aprile 2015 1.800.000 euro e rotti. Quindi io non mi invento niente. È scritto non in degli appunti, è scritto in dei documenti che sono a firma e dietro richiesta di accesso agli atti. Quindi qua non c'è nessuno che può accusare qualcuno. Quindi semmai il discorso è di capire se quello che ha sottoscritto quel documento dice il vero o se quello che ha scritto l'altro documento dice il vero. Non c'è nessuno qua che può essere offeso in aula. Ecco perché, Presidente, avrei gradito di ricevere la parola in quell'occasione, perché le cose vanno chiarite per bene. Dopodiché, per quanto riguarda il depuratore, i fatti sono che questa storia comincia nel 2010, la prima conferenza di servizio è datata 22 aprile 2015, questa cosa è inconfutabile. Dopodiché anche lì sono state affermate determinate cose, l'onorevole Tancredi si reca in quell'ufficio a prendere le informazioni, subito dopo si attiva tutta la politica mazzarese e di questo mi fa piacere, ne sono grato, e dopodiché si fa la conferenza di servizio e si cominciano a scoprire addirittura dei cambiamenti per quanto riguarda chi era il responsabile, prima era un altro, ora è Foti.
Quindi diamo, non parliamo del depuratore, parliamo del dragaggio. Del dragaggio del fiume, pardon, giusto, del dragaggio del fiume. Per quanto riguarda il depuratore vorrei informazioni. Io apprendo che nonostante ci sia stata la popolazione che ha fatto delle richieste l'anno scorso, il Consiglio Comunale che fa una seduta aperta, il Consiglio Comunale dell'Umanità vota una mozione e chiede all'amministrazione di adoperarsi in tempo per quelle che sono le prescrizioni che la Regione Sicilia indica al Comune, il Comune cosa fa? Fa passare 6 mesi, fa passare quelle che sono le sollecitazioni della Regione, dopodiché siamo in questa situazione, ancora quest'anno abbiamo gli stessi problemi dell'anno scorso, ora si parla di vasca con ossidazione, ora si parla di copertura. Io spero che quei potrebbe diventino, cioè che questi annunci, la si smetta di fare annunci, desiderei che le cose si facessero. Poi per quanto riguarda l'interrogazione che ho sentito testé in aula, vorrei precisare una cosa, Presidente, credere non essere interrotto da nessuno. Vada alla conclusione, grazie. Consigliere Lagrutti. Allora, per quanto riguarda l'autorizzazione dei centri di accoglienza, poco fa ho sentito un'interrogazione. Quel centro di accoglienza, se voi andate sul sito della Regione Sicilia, è inutile fare domande all'amministrazione, l'amministrazione sa, perché se in Regione Sicilia nel documento autorizzativo di quel centro di accoglienza c'è scritto, visto il parere reso dal Comune di Mazara del Vallo con nota 29.988 del 14.5.2015, allora il Comune sa. Il Comune ha espresso un parere per autorizzare quel centro di accoglienza. Quindi il discorso è, ci sono difetti di comunicazione. Evidentemente i consiglieri comunali di maggioranza non hanno le giuste comunicazioni, sono costretti a fare le interrogazioni da parte dell'amministrazione, i cui uffici cosa fanno? Esprimono un parere il 14 maggio e poi si fa il caso qua in aula. Non ce n'è caso in aula. Dovete parlare. Quindi questo è quanto. Per quanto riguarda Tondarella invece posso esprimermi positivamente. Chiaramente rispetto all'anno scorso ho notato delle differenze e ne prendo atto. Credo di aver esaurito tutti gli argomenti, gradirei le risposte, ho fatto più domande, gradirei le risposte a tutte le interrogazioni e a tutte le domande che ho posto, grazie. Grazie a lei, consigliere Lagrutta, ha chiesto di parlare il consigliere Cangemi, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, signore della Giunta, consigliere tutti, cittadini. Io, così come d'altronde molti dei miei colleghi, abbiamo tante cose da esternare in ogni consiglio comunale, ma non ci limitiamo anche a fare i complimenti quando è giusto e doveroso farli, così come ad esempio la spiaggia rispetto agli anni passati, noi oggi ci ritroviamo una spiaggia pulita, anzitempo, e questo sicuramente ci soddisfa un po' tutti, anche perché la nostra spiaggia è sempre stata definita il fiore all'occhiello, così come il lungomare della nostra città. Evidentemente anche le nostre interrogazioni hanno prodotto qualcosa, perché se oggi siamo arrivati ad avere i primissimi di giugno una spiaggia pulita, significa che il nostro contributo c'è pure stato. Quindi quando si raggiungono questi obiettivi, lo scopo è comune, quello di rendere più efficace, efficiente e pulita la nostra città, questo ci inorgoglisce e chiaramente non ci priviamo di fare, dare i giusti meriti a questa amministrazione. Ma aggiungo che vorrei anche capire quali sono stati i costi di questo intervento, perché questo giustifica anche l'ottenimento del risultato. Quindi desidero capire, visto che l'assessore è presente, magari dopo, quali sono stati i costi per la pulizia della spiaggia. Per quanto riguarda problemi di erogazione idrica, io qualche mese fa, quando abbiamo sollevato la questione dell'erogazione idrica a Mazara, soprattutto nella zona dietro l'ospedale per intenderci, mi era sembrato di capire che, perché si diceva sono state acquistate le pompe, mi sembrava di capire che le pompe erano state acquistate, erano in magazzino e bisognava dare incarico alle aziende per installarle. Qualche giorno fa invece ho appreso, visto ancora questa precarietà nell'erogazione dell'acqua, ho appreso che le pompe non erano arrivate, quindi non erano in magazzino ma erano semplicemente state ordinate. Ora apprendo dall'assessore che le pompe sono arrivate, che sono in magazzino e che bisogna dare incarico alle ditte qualificate per l'installazione.
Io vorrei capire qual è la tempistica, assessore, anche perché molta gente lamenta questo problema e quando si dice che basta una telefonata e in due ore arriva l'autobotte, mi sembra uno slogan pubblicitario, ma non è così, perché l'autobotte non arriva dopo due ore. E questo è un dato che tutti possiamo andare a riscontrare. Io personalmente mi sono premurato qualche volta di chiamare l'assessore Silvano Buonanno e devo dire che entro le due ore è arrivata. Ma non tutti i cittadini chiamano l'assessore Buonanno, non tutti i cittadini, chiaramente ho chiamato per i cittadini, non tutti i cittadini sono consiglieri comunali, io con questo non voglio alludere a nessuna cosa, però devo dire che in due ore non arriva l'autobotte. Quindi desidero capire qual è la tempistica, assessore, dopo magari se mi può rispondere. Per quanto riguarda il depuratore, i miei colleghi hanno affrontato abbondantemente questa questione. Io personalmente sabato sera esattamente alle 11, quindi dico esattamente la giornata e l'ora, alle 11 di sera mi sono recato in quella zona, già sul ponte Fiumarena, praticamente gli odori erano veramente i cattivi odori erano insopportabili. Io non abito in quella zona, ci sono andato volutamente per andare a capire se effettivamente quello dichiarato da alcuni cittadini era vero e vi assicuro che la puzza c'era, quindi non parliamo di odori ma parliamo di puzza. L'assessore poco fa, rispondendo ad un'interrogazione di un mio collega, diceva che si sta provvedendo alla rimozione, alla manutenzione delle vasche e tutto il resto, ma questo vorremmo capire in che tempi e se il problema verrà risolto per tutta l'estate o tutta l'estate i cittadini dovranno blindarsi nelle proprie abitazioni e chi non ha il climatizzatore dovrà soffrire molto. Per quanto riguarda invece il Porto Canale, anche questo è un problema che è stato affrontato. La risposta negativa da parte dell'assessorato Territorio e Ambiente dichiara che di rivedere, quindi comunica e chiede di rivedere la posizione dell'assessorato e comunica che il 15 giugno comunque con o senza autorizzazione provvederanno a rimuovere, quindi a mettere in circolo quella sabbia. Presidente, io ho appena iniziato, ho citato due cose, ancora un'interrogazione. Dopo un mese sto cercando di portare avanti delle cose, io capisco che il tempo è 5 minuti. Lei già ha fatto 6 minuti, quindi vada alla conclusione. Quando è? Io vado alla conclusione, prego. Ma devo parlare di un'altra cosa importante. Prego, consigliere. Può darsi che dopo, fra un mese mi dimentico quello che dovrei dire oggi, quindi vorrei dirlo oggi se è possibile. Quindi dicevo che questa situazione è grave. Ora l'amministrazione cosa può fare in questo? Io non lo so cosa può fare, ma può semplicemente, e sicuramente questo lo può fare, dare sostegno a questi cantieri, a tutte quelle aziende che vivono di questo, dando supporto o magari sensibilizzando quegli organi competenti affinché si possa effettuare uno spostamento, quindi una movimentazione della sabbia per non farla solidificare nel bacino che utilizzano per l'alaggio. Questo penso, quantomeno la buona volontà nel poter fare questo, questa amministrazione potrebbe farlo. Ricordiamoci che sono 15 famiglie, parliamo solo di questa azienda, ma ce ne sono altre altrettanto. Poi volevo parlare di un argomento a mio avviso importantissimo, Piazzetta dello Scalo. Oggi io lo chiamerei quasi quasi la Piazzetta della Vergogna, perché un tempo anticamente era un importante luogo di commercio del pesce, oggi è il più importante luogo di commercio abusivo di pesce, frutta e tantissime altre cose. La sporcizia che viene lasciata lì dopo questo commercio così fantasioso è impressionante. Noi abbiamo avuto modo di ospitare delle televisioni importanti, quindi dei programmi importanti, Masterchef, Linea Blu, e lì in televisione ho visto qualcosa che veramente vorrei vedere tutti i giorni. Una piazzetta pulita, una città pulita. Questo purtroppo non accade, accade solo in quelle occasioni. E mi dispiace moltissimo. Tra le altre cose, questo tipo di attività arreca danno anche a chi paga regolarmente le tasse, chi quando la mattina apre i propri locali al pubblico deve pagare le tasse indipendentemente da come andranno gli affari, e non è giusto, non è onesto, non è corretto, per non parlare del problema igiene e salute pubblica, pesci lasciati così per terra, venduti
come pesce fresco, pesce di Mazara, ma non sappiamo quante volte è stato congelato e scongelato quel pesce. Eppure la gente acquista, a volte anche per necessità, per motivi economici, si acquista di meno e allora va bene l'acquisto. Ogni tanto noi assistiamo a degli interventi che fanno sia la Capitaneria del Porto ma anche i vigili urbani per cercare di risolvere questo problema, ma sono interventi che vengono fatti sporadicamente e non risolvono il problema, perché dall'indomani si continua allo stesso modo. Il decoro è inutile parlarne, noi parliamo di una piazzetta veramente che ha fatto storia nella nostra città ed è brutto da vedersi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per non parlare anche del traffico, perché proprio lì, concentrandosi tutte queste attività abusive, bloccano il traffico, ma lo bloccano già fin dal via Gian Giacomo Adria, da Piazza Regina. E quindi anche questo è un danno per tutti i cittadini, non solo per chi vive o per chi frequenta quei posti. Un'altra cosa ancora, lo smaltimento degli scarti. Lì ho notato spesse volte che ci sono dei commercianti che puliscono del pesce, il pesce pulito genera degli scarti. Io non ho mai capito questi scarti come vengono poi smaltiti, se vengono buttati in mare, se vengono messi nei cassonetti. Noi parliamo di scarti di pesce. Ho finito, Presidente. Io non lo so se questa amministrazione ha già vagliato questa situazione, che è veramente grave, è grave e offensiva per chi lavora onestamente, per chi paga le tasse e per i cittadini che intendono avere quell'aria pulita, vivibile e decorosa. Chiedo ed invito questa amministrazione e l'assessore a Ramo ogni tanto ad andarsi a fare un giretto lì in quella piazzetta, capire effettivamente quello che è stato detto in quest'aula, che corrisponde esattamente alla verità, e prendere i giusti provvedimenti. Grazie, Presidente. Grazie a lei, consigliere Cangemi. Ha chiesto di parlare il consigliere Arena, prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Devo fare una comunicazione a lei presente, a tutto il Consiglio Comunale. Con la presente comunico le mie dimissioni dal gruppo consigliare del partito di Forza Italia. Rammaricandomi dell'effetto di questa mia decisione, quale lo scioglimento del gruppo, che mi sono sentito onorato di rappresentare in qualità di capogruppo in questo primo anno di attività amministrativa, ringrazio i consiglieri Burzotti e Cangemi per quanto fatto insieme e che non hanno avuto nessuna responsabilità sulla mia decisione, augurando loro un proseguo di consigliatura ricco di risultati politici e amministrativi. Se mi permette, Presidente, vorrei continuare in questa mia discussione. Prego, consigliere. Perché chiudo, questo è un documento che consegna la Presidenza. Chiudo 5 anni di attività politica fatta insieme a persone che mi sono state vicine e a cui sono stato vicino. Principalmente riguarda un grazie all'onorevole Toni Scilla, che mi ha permesso in questi 5 anni di condividere progetti e percorsi molto entusiasmanti, specialmente per chi come me è già abbastanza con l'età. Percorsi che hanno e condivisione, fatti con passione, che hanno riguardato la città di Mazara. Ricordo a tutti la grossa affluenza di popolazione mazzarese per quanto riguardava il problema della Bertolino, che si è risolta positivamente proprio per il coinvolgimento popolare. Ricordo ancora la lotta fatta per la costruzione di questo ospedale e le critiche fatte sull'area d'emergenza. Quindi sono orgoglioso di dire che se finalmente Mazara avrà un nuovo ospedale con tutta la struttura adeguata, sarà anche merito della mia persona, dell'onorevole Scilla, o con tutte le persone che hanno condiviso con lui questo percorso. Altre lotte sono state fatte a livello della marineria, dell'agricoltura, sono arrivate tantissime somme sia a livello regionale che nazionale che riguardavano questi comparti. Ma come tutte le belle stagioni, ci sono anche quando tutto finisce. Non è colpa sicuramente dell'onorevole Scilla di questa mia decisione. Però per far parte di un partito, quale esso sia, bisogna che questo partito uno ci si trovi bene.
cioè si deve trovare un vestito che gli appartiene. Io invece negli ultimi anni, proprio nell'ultimo anno, sono stato un osservatore, un spettatore della politica del partito a cui appartenevo. E da spettatore ho visto un via vai di persone e personaggi che entrano, escono, rientrano, sempre con i gradi di generale, dimenticando in ogni caso quale sia la posizione della base del partito stesso. E tutto questo mi ha fatto sempre più allontanare dal partito che cercavo degnamente, anche se non sono stato eletto nel partito di Forza Italia, e lo rammento sempre anche a chi mi ha votato, io sono stato eletto in una lista civica, così come i consiglieri che con me hanno condiviso questo periodo di consigliatura. Abbiamo investito su questo nuovo progetto, ma ahimè io non mi sento nelle condizioni di parlare più per conto e per a nome di Forza Italia. Non sento più partito che è quello che speravo fosse, non ne faccio colpa a nessuno, ma uno per vivere con passione dentro una fase politica si deve trovare anche nelle condizioni ideali, condizioni che io non trovo più, quindi mi prendo sicuramente le mie parti di responsabilità. Critico soltanto questa posizione di partito che sempre calano dall'altro le nomine, come se qualcuno decide sempre chi deve decidere di partecipare. Non ho condiviso sicuramente le ultime campagne elettorali, dove il partito è mancato con la propria lista in tutte le ultime consigliature, Campobello, Marsala, Mazzara, cioè come se un partito ombra, cioè un partito che non esiste. E tutto questo mi ha fatto anche ricordare che a una certa età bisogna anche avere la, non dico la presunzione, ma di osservare le cose con una certa obiettività. Io nella mia lunga attività politica sono stato sempre coerente nelle scelte, da prima con il Partito Repubblicano fino a quando è scomparso il partito, poi con una parte di, con persone e partito che riguardano l'UDC, sempre di dentro anche con i cambiamenti di immagine del partito stesso. E ora chiudo un'altra fase che è durata 5 anni, bellissima, della mia esperienza politica, con le mie dimissioni. Quindi farò parte solamente del gruppo misto. Auguro ai due rappresentanti di Forza Italia di trovare altre persone che può formare un gruppo, che purtroppo per regolamento comunale non può essere con due persone soltanto. Quindi l'unico augurio che faccio è che si trovano un altro consigliere comunale a formare un gruppo, perché è anche giusto che i partiti vengano rappresentati in consiglio. E mi auguro anche di trovare nell'ambito del gruppo misto delle persone che anche di appartenenza politica diversa possiamo avere condivisione di idee e di progetti, che ci permettono anche di fare una unione di intenti all'interno del Consiglio Comunale, sempre rimanendo fedele al mio mandato di consigliere comunale, di eletto di consigliere comunale in minoranza, in opposizione alla attività amministrativa del sindaco Cristaldo. Quindi sarò sempre attento, controllore, censore se è il caso dell'attività amministrativa, e è quello che il ruolo mi compete come consigliere comunale. Finito questo preambolo, Presidente, io vorrei però una critica alla sua persona come Presidente, la vorrei fare, perché l'ultimo consiglio comunale non mi è completamente piaciuto il termine del consiglio comunale. Perché per regolamento noi abbiamo la possibilità, anche in mancanza degli interlocutori che potevano andare via, di chiedere delle domande e poi ribattere anche per 5 minuti alle nostre richieste. Perché sono andato a casa non capendo fino alla fine se il costo, uno fra tante cose, se il costo dello smaltimento dei rifiuti della città di Mazzara rispetto a quello di Castelvetrano è davvero, per come è stato detto in quest'aula, di una certa entità, oppure come invece ha detto il sindaco, che era qualcosa di sbagliato. Cioè sono andato a casa, e spero credo moltissimi di noi, con delle domande che non ho avuto risposte. Solo per questo gli dico che secondo me era anche più
con conseguenziale che si dava la possibilità a noi di rispondere in maniera civile per come si è svolto quel consiglio comunale e magari avere delle sicurezze su quello che era stato chiesto. Su quello che è stato detto, quindi, era soltanto sulla procedura, Presidente. Quindi non le valuto, secondo me c'era bisogno che noi, così come dice il nostro regolamento, si dava la possibilità di ribattere per quello che è tempo consentito sulle nostre richieste che secondo me non erano state date le sicure risposte. Sulle vicende di cui si è parlato ora, ma due principalmente sono quelle che mi riguardano, quello del dragaggio del porto e il problema del depuratore. Io metto e non metto mai in dubbio la professionalità del vice sindaco, nonché mio amico Silvano Bonanno, lo posso dire sempre ad alta voce. E credo che sia lui che abbia fatto da catalizzatore in un'accelerazione di questa fase. Perché quello che si è fatto negli ultimi 3 mesi, purtroppo, ahimè e ahi noi, non è stato fatto nei primi 5 anni, quando fra le varie numeri enumerazione e annotazione del sindaco, candidato sindaco Quistardi, al secondo posto c'era, e si è fatto quasi sentire qui dentro più volte, che il dragaggio è una cosa fattibile in poco tempo. Sono passati, ahi noi, 5 anni e purtroppo ora, con questa accelerazione che finalmente l'amministrazione si è data, si è capito che c'erano molte cose che non erano state fatte nel passato. E qualcuno si deve pure intitolare e prendersi le sue proprie responsabilità, non solo di natura politica, ma anche per chi ha seguito questa fase di natura amministrativa. Perché non è possibile che abbiamo perso 5 anni dell'attività amministrativa per un problema che sembra alla fine che era soltanto per mancanza di carte che non arrivavano, qualcuno si addormentava. E ora, meno male, dico grazie a lei, vice sindaco Bonanno, perché almeno ci ha messo la faccia. Almeno, sono sicuro, almeno in cui lei ci ha messo la faccia, i risultati avverranno. In una riunione che abbiamo avuto qualche giorno fa, gli ho detto soltanto una domanda. Lei giustamente non ha preso posizione. Io ho chiesto: siamo sicuri che nel momento in cui si comincia il dragaggio noi possiamo portare questi fanghi alla colmata? Cioè, non vorrei che si dà in la possibilità di fare la gara e poi questi fanghi non si possono essere smaltiti, perché in quel caso i soldi che rimangono, che non sono più i 2,5 milioni, serviranno per trasportare questi fanghi in altro sito. Quindi quasi impossibilità a fare anche quelle poche opere che fino in questo momento ci viene detto. L'altra domanda è che ho letto ultimamente, e credo di essermi sbagliato, quindi di aver letto male, che c'è stata una revoca autorizzativa da parte della Regione per il funzionamento del depuratore. Se è vero che c'è questa revoca autorizzativa, in questo momento siamo con un funzionamento fuori autorizzazione? Solo una domanda tecnica, perché poi le altre risposte che ha dato poco fa a richiesta di altri consiglieri credo che siano state abbastanza esaustive, oppure no. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Arena. Innanzitutto io ho chiuso il consiglio comunale perché non c'erano le condizioni più per andare avanti. Poi, dopo la dichiarazione fatta dell'ex capogruppo Arena, il gruppo di Forza Italia viene sciolto e i tre passano tutti e tre al gruppo misto. Ha chiesto di parlare l'assessore per un chiarimento, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Consigliere Arena, l'incontro di ieri con l'ingegnere Foti, abbiamo parlato anche di questo, del posizionamento dei fanghi. Lui ci ha garantito che non ci sono problemi di nessun genere a tutt'oggi. Sappiamo però come vanno le cose in Italia, con questi tutti i ricorsi, TAR, CGA, ma a tutt'oggi non ci dovrebbe essere problemi nel portare questi fanghi in quella zona, anche perché il progetto è fatto in maniera tale che
è impermeabilizzato, quindi non crea dei danni al clima. Se poi ci dovessero essere altri problemi, noi già stiamo provvedendo e stiamo andando a identificare un altro sito o qualcos'altro che potrebbe essere una discarica. Ma lei mi dice aumenteranno i costi, ma poi si vedrà. Ma a tutt'oggi, cioè fino a ieri, l'ingegnere Foti ci ha garantito che il progetto va avanti in questi termini. Per quanto riguarda il depuratore, sì, noi abbiamo avuto la revoca e ieri ho incontrato l'ingegnere Montalbano dall'assessorato all'energia, il quale già ha comunicato tramite PEC al Comune di Manzana del Vallo che la nostra revoca della revoca è stata bocciata. Quindi noi faremo adesso ricorso al TAR. Vabbè, è una questione amministrativa. Questa revoca, che giustamente è stata fatta dal Dipartimento dell'Energia, quindi dall'ingegnere Montalbano, sapete bene che è stata causata per una distrazione dell'ufficio tecnico che entro 30 giorni non ha mandato le analisi e tutte le carte che avevano chieste, ma noi le abbiamo portate all'indomani. L'indomani che ci hanno revocato lo scarico, abbiamo portato le carte con tutte le analisi fatte nel mese di gennaio e febbraio, che sono analisi che sono state fatte dal CNR e quindi rientrano nella norma. Nonostante ciò, loro ritengono che la revoca viene bocciata, quindi noi siamo senza autorizzazione allo scarico, ma è una questione amministrativa. Adesso abbiamo fatto ricorso al TAR e quindi otterremo la sospensiva e poi si vedrà. Certo che funziona, non è che si può chiudere il depuratore per questo, se no una sanzione amministrativa se il TAR ci darà torto. Queste mi dicono, attenzione, questi sono illegali che lo dicono, la procedura è questa. Ma il fatto di avere revocato lo scarico del refre non è che significa che il depuratore non è funzionante, perché noi abbiamo portato le carte che dimostrano che i parametri chimici e biologici sono nella norma, quelli di gennaio e febbraio, perché loro ci chiedevano le analisi appunto in quel periodo, perché l'assessorato si rifà a una relazione fatta dall'ARPA nel mese di settembre, quando le analisi, c'era Escherichia coli che era fuori norma e così via, e quindi volevano giustamente, ci hanno richiesto agli uffici tecnici di predisporre tutte le analisi e i risultati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, cosa che non è stata fatta, non ammette le proprie colpe, una distrazione all'ufficio tecnico. Tutto ciò, questa è comunque una mia opinione personale, non è che si può dare una revoca allo scarico per questi motivi quando all'indomani delle... Che? Assessore, vada alla conclusione. Faccia parlare, lei è la mia opinione personale, non è che dico che così. Quando all'indomani l'assessore, i tecnici portano tutte le carte possibili e immaginabili che dimostrano il contrario, vabbè, la legge è questa, la procedura è questa, noi l'abbiamo accettata. Faremo ricorso al TAR, ci sarà una sospensiva e poi si vedrà. Ma questo non preclude di non poter scaricare, attenzione, non la legge ce lo consente. Ma la che vale c'è una sanzione amministrativa. Così mi dicono. Grazie Assessore. Per chiudere le comunicazioni, il consigliere Burzotto al Consiglio della Lestra. Prego consigliere Burzotto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, pubblico. Presidente, io volevo interrogare l'Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Bonanno per alcune problematiche e spero che mi possa dare alcune delucidazioni in merito. Allora, innanzitutto vorrei cominciare con la contrada Gian Greco. Come lei sa, lì tempo fa molti anni fa sono stati rubati i cavi e c'è una problematica, 4 anni, c'è una problematica di illuminazione. Come tutti sappiamo, lì ci sono stati degli incidenti molto gravi, fra cui uno mortale, che possibilmente si poteva anche evitare se c'era l'illuminazione. Ora alcuni cittadini mi hanno chiesto con forza di fare questo appello all'amministrazione e nella sua persona, che è l'assessore ai lavori pubblici, assessore Bonanno, sensibilizzarla sperando che al più presto si possa attivare l'impianto di illuminazione su quella strada, per evitare appunto problemi di sicurezza, furti e quant'altro. Un'altra problematica, e spero che l'amministrazione prenda atto di questo, sempre alcuni cittadini mi hanno sollevato un'altra situazione. Praticamente il lungomare Fato Morgana, il senso unico che adesso si andrà a fare per l'estate, visto e considerato che
La sopraelevata è stata attivata l'anno scorso e quindi per sfruttare a meglio la sopraelevata, giustamente perché collega la città e anche il fuori città con la tonnarella, poter fare direttamente a posto come tutti gli altri anni, da Capofeto in giù, se era possibile fare al contrario e sfruttare al meglio la sopraelevata, visto che ultimamente non c'era, adesso c'è, magari potrebbe essere un migliorativo rispetto agli anni passati. Poi un'altra problematica, Presidente, Assessore Bonanno, per quanto riguarda il ponte sul fiume Arena, via Napoli e via California, vero è che sono delle opere che sono di proprietà della provincia, ma è pur vero che comunque potremmo anche noi sollevare delle problematiche e quindi fare le segnalazioni all'ufficio tecnico della provincia per alcune problematiche. Il ponte, come lei sa, diversi anni fa, anche sul nostro impegno, è stato ristrutturato perché era a pezzi. Adesso sta iniziando di nuovo la corrosione e quindi se si interviene in maniera tempestiva si evita di andare a spendere di nuovo 400.000 euro, se si ricorda, che a fatica abbiamo recuperato per andarle a spendere sul ponte. E alcune luci che sono fulminate sia sopra il ponte che via Napoli e via California. Lei sa che problemi c'ha quel rione, visto e considerato che spesso si parla di furti in abitazioni, e quindi sarebbe una cosa buona dotarlo appunto dell'illuminazione. Adesso ho finito con quello che gli dovevo chiedere. Mi sembra doveroso intanto ringraziare il lavoro che ha svolto il capogruppo Arena in questo anno. Certo, sono dispiaciuto e rammaricato, visto e considerato che sia io che il mio collega Cangemi l'abbiamo saputo qui in aula. Sarebbe stato carino, voglio dire, che magari, visto il rapporto e la stima che c'è, averlo saputo magari, che so, prima di entrare in aula ieri, sarebbe stata una cosa più giusta e corretta, come non c'era niente di male. Lui giustamente, il collega, ha le sue motivazioni, ben vengano, nessuno vuole entrare nel merito delle sue scelte, perché il nostro soprattutto è un partito libero, quindi è liberale, ognuno giustamente si deve sentire, se no non ha senso stare in un raggruppamento politico se non si sta bene. Il collega non sta, va bene così. Critico solo questa cosa, speravo magari di essere avvertito un po' prima, magari sarebbe stata una cosa carina, che quantomeno doverosa, ce lo meritavamo sia io che il collega Cangemi. Grazie. Grazie consigliere Bruzzotta, io ci ho scritto ancora il consigliere Alestra e il consigliere Ingargiola. Noi già abbiamo sforato l'ora, quindi consigliere Alestra, prego, 5 minuti. Sì, grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini. Consigliere, gentilmente, consigliere Buzzotto, sì. Facciamo parlare al consigliere Alestra. Sì, Presidente, io sarò molto breve nel mio intervento. Intanto do il benvenuto ai nuovi consiglieri nel gruppo misto, perché di fatto saremo adesso il gruppo, non dico il gruppo più numeroso, ma quasi nel Consiglio Comunale. Sicuramente troveremo dei punti di incontro, di collaborazione, di dialogo, come è sempre stato. Io volevo soltanto dire una cosa, Presidente, all'assessore Bonanno. Lo volevo pregare cortesemente di provvedere alla discerbatura della via Porticato, per intenderci la via che è di accesso al liceo scientifico di Mazara, perché è piuttosto indecorosa quella strada, in quanto ci sono delle erbacce veramente adesso molto alte e rigogliose. Certo, sarebbe giusto prestare attenzione a questa strada, perché da lì transitano più di 500 ragazzi tutti i giorni, ma in particolar modo, Assessore, in questo momento diventa secondo me fondamentale, perché lunedì prossimo si insederanno le commissioni degli esami di maturità e mi sembra poco carino far trovare a persone che vengono da fuori, perché alcuni commissari vengono praticamente da tutta la
provincia a fare trovare una strada così poco degna di una città bella come la nostra. Quindi ci tengo perché è una città veramente che amo, e quindi non vorrei che ci fossero giudizi poi negativi da parte di chi viene da Alcamo, da Pantelleria, da Marsala e così via. Quindi le chiedo cortesemente di provvedere al più presto, anche se capisco in questo momento i tempi sono difficili e dedicati ad altre, alla pulizia di altre zone, però ritengo che questo sia importante perché è la, anche l'amministrazione comunale che si sottopone ad un giudizio da parte di altre persone. Grazie. Grazie a lei, consigliere Alestra. Consigliere Ngargiola, per chiudere le comunicazioni, prego. Signor Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, in effetti non avevo deciso di intervenire, però durante mi ha fatto piacere e mi dispiace che non sia in aula nel ringraziare l'intervento del consigliere Cangemi quando parlava della piazzetta dello Scalo. Mi rivolgo al vice sindaco soprattutto perché possa attenzionare questo problema di piazzetta dello Scalo, che veramente in questo momento, soprattutto per l'arrivo del turismo anche nella piazzetta dello Scalo, è veramente degradante. Se guardiamo la domenica mattina, è diventato un mercatino all'ingrosso di frutta. Si mischia frutta e prodotto ittico, e vi dico soprattutto per quello che lasciano dopo quella vendita abusiva. E su questo mi dispiace soprattutto perché non vedo forze dell'ordine la domenica mattina che controllano quella piazzetta dello Scalo, che c'è di tutto e di più. Soprattutto perché l'abusivismo ha raggiunto un livello veramente inverosimile. Ma vedere gli immigrati che vendono il prodotto congelato, scongelato e proveniente chissà da quale nazione, io le dico che è veramente preoccupante per la città di Mazara, per i cittadini e per il turismo che si avvicina. Volevo dire al Consiglio Comunale, ai colleghi, parlare della giornata, magari un flash della giornata dello sport siamo stati promotori assieme alla quarta commissione, la collega Marascia, di organizzare la giornata dello sport a Mazara. Ha raggiunto veramente un traguardo che io non mi aspettavo. Era stato organizzato dall'amministrazione negli anni precedenti, però quest'anno ha raggiunto veramente traguardi inaspettati. Sono rammaricato perché qualche società che ci ha aiutati ad organizzare quella bellissima giornata, poi nell'ultima giornata ha preferito andare in altre città del nostro territorio ad andare a fare gli stage nelle altre città. Di queste ne siamo rammaricati, perché se ci avesse chiesto come ci hanno chiesto tutto quello che ci hanno chiesto, siamo stati noi di supporto all'amministrazione affinché quella giornata raggiungesse il traguardo che ha raggiunto. Dice bene la consigliera Impeduglia, la mia vicepresidente, con questo a nome di tutta la commissione, e mi faccio carico anche della consigliera, del presidente della quarta commissione, consigliera Marascia, di ringraziare tutte le società che hanno contribuito a far sì che questa giornata raggiungesse questo scopo. Non è in aula, per cui è inutile che parlo del consigliere Arena. In altri tempi, quando un gruppo, un consigliere comunale faceva una dichiarazione del genere, in consiglio comunale avveniva il dibattito politico. Questo dimostra la maturità
che ha raggiunto questo Consiglio Comunale, ma soprattutto da ella, Presidente, che lo dirige in modo così encomiabile, per far sì che una dichiarazione del genere possa essere ascoltata e passata così inosservata, quando io dico che per l'azione politica, soprattutto per quello che ha detto il consigliere Arena, è una cosa molto, ma molto importante. Sicuramente aspetterò con ansia il raggiungimento dell'obiettivo, il risvolto di questa decisione. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Ngargiola. Chiudo il secondo punto all'ordine del giorno e passiamo al punto numero 3, riconoscimento debito fuori bilancio in favore della signora Bertuglia Mattia, derivante da sentenza 552/2014 del Tribunale di Marsala nella causa promossa da Bertuglia Mattia contro Comune Mazzara del Vallo. Prego, Assessore, illustri l'atto. Sì, Presidente, mi consenta prima di parlare di questo debito fuori bilancio di dare solo altre due risposte. Mi diceva il collega Cangemo i tempi per quanto riguarda... non c'è Cangemo. Vabbè, mettere le pompe, insomma, nel... E parliamo di 5 giorni, perché era fatto un avviso pubblico urgente di 5 giorni. Devo dire anche che il Comune e quindi i tecnici si sono già attivati con le procedure opportune per quanto riguarda il bando per la sostenibilità e l'efficienza energetica e per quanto riguarda anche la riqualificazione urbana. Anche, devo dire, grazie all'incontro che il sottoscritto ha avuto con l'onorevole Tancredi ai giorni nel mio ufficio, quindi c'è la massima disponibilità quando politici che fanno parte della città di Mazzara del Vallo nutrono interesse per appunto la città di Mazzara del Vallo, a prescindere dalla posizione politica che occupano, sia di destra, di sinistra, di centro e così via. E per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il Comune sta provvedendo a fare ricorso al TAR, perché a nostro avviso questo era un bando non molto chiaro, basta leggerlo, non voglio aggiungere altro, fermo restando che, con la premessa che ho fatto anche prima, se qualcuno, diciamo, ha commesso degli errori dal punto di vista di tecnici, dovrà naturalmente risponderne all'amministrazione. Devo dire altresì, però bisogna anche essere obiettivi, che non credo che tutti i comuni che hanno partecipato e che hanno preso il contributo avevano già pronto nel piano triennale 2014 i progetti con tutti quei cavilli, perché questo bando era molto, molto articolato e c'è, bisogna, per acquisire i punteggi maggiori ci voleva essere la penna rossa, l'occhiale doveva essere di colore verde e così via. Il Comune di Mazzara del Vallo non ha perso nulla, ha partecipato in questo momento, ha partecipato e fra l'altro ha ottenuto un punteggio notevole, credo si sia classificato al 40° posto. C'era quella clausola che diceva che bisognava essere, che il progetto doveva essere presente nel piano triennale vigente. Ma non si può dare un'amministrazione 13 giorni di tempo per redigere un progetto esecutivo, per portarlo in giunta, per portarlo in consiglio. Si dia almeno la possibilità, l'opportunità di 60 giorni, si fa il progetto esecutivo, va in giunta, si approva, si convoca il consiglio comunale e si inserisce nel piano triennale. Ci sono delle cose che io non sono riuscito a capire dal punto di vista procedurale, attenzione, e quindi noi riteniamo opportuno di ricorrere al TAR per la sospensiva di questo bando, fermo restando che se qualcuno ha commesso degli errori, naturalmente poi dovrà rispondere all'amministrazione. Credo di altro non... io mi scuso con la consigliera Lestra, con la quale già noi avevamo parlato della via Porticato. Purtroppo lei ha ragione, ho torto io, ma siamo stati impegnati a Tonnerella, stiamo facendo un lavoro enorme, però è un impegno che prendo: entro sabato quella strada dovrà essere pulita, è un impegno personale, con la speranza che i tecnici mi diano ascolto. Per quanto riguarda questo debito fuori bilancio, è in favore della signora Bertuglia Mattia, un attimo di pazienza,
Allora, il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della signora Bertuglia Mattia è derivante dalla sentenza numero 55214 del Tribunale di Marsala sulla causa promossa da Bertuglia Mattia verso il Comune di Mazara del Vallo. In pratica il Tribunale ha dato ragione appunto alla signora Bertuglia Mattia che e ha condannato il Comune di Mazara del Vallo a corrispondere a favore della parte attrice la somma di 1.250.000 euro per spese di lite, oltre a interessi legali. 1.300 euro, assessore. 1.250 euro, non 1.000 euro. Quanto dice? 1.000 troppo assassi. 1.250 euro per spese di lite e di riconoscere la legittimità del debito è di 4.059 euro. E prego di votare favorevolmente questo debito fuori bilancio. Ci sono tutti i pareri, adesso la segretaria lo dirà. Prego segretaria per i pareri. E allora abbiamo il parere di regolarità tecnica favorevole, di regolarità contabile favorevole. Lo dei revisori qua dentro. Il parere del Collegio dei Revisori è favorevole con la raccomandazione di inoltrare l'atto alla Corte dei Conti. Prima Commissione consiliare. Favorevole ad unanimità. Grazie segretario. Ha chiesto di parlare il consigliere Grutta, prego, ne ha facoltà. Alcune precisazioni. Io dal regolamento se si fa una domanda, si fa un'interrogazione e si ottiene una risposta, credo che dal regolamento uno può ribattere e quindi ritenersi soddisfatto o meno della risposta che ottiene. Ecco perché, aperto il nuovo punto, mi pare quasi superfluo aggiungere parole, ma siccome anche l'assessore insomma ha dato risposte con l'apertura di questo punto, anche io mi premuro di, prego, di fare alcune precisazioni. Intanto che la questione riguardante il depuratore, ovvero la revoca, non avviene sicuramente per le analisi, o meglio non avviene solamente per le analisi. In realtà nella revoca, se andiamo a leggere il testo del documento di revoca, c'è scritto che si ritiene che il Comune non ha ottemperato agli 8-9 punti che erano diciamo inclusi nell'autorizzazione, quindi la verità è un'altra, non è semplicemente una disfunzione, una distrazione dell'ufficio che non manda dei dati, anzi ci terrei che quei dati fossero resi pubblici costantemente, di modo che tutti i cittadini possiamo apprendere la funzionalità del depuratore. Questo come precisazione riguardo a quell'argomento. Per quanto riguarda invece il debito fuori bilancio, ho una domanda da fare, ovvero vorrei che mi si leggesse a quanto ammontava il debito diciamo originario e a quanto è lievitato invece con la sentenza e quindi quanto stiamo pagando in più di spese legali e tutto quello che ha comportato per capire nel dettaglio. Scusi consigliere. Dopodiché e concludo. Se è possibile, visto che il prossimo punto riguarda un regolamento, è un fatto, poco fa mi ero espresso diciamo privatamente dicendo che probabilmente se la dirigente non è in aula non è un problema, però io ci terrei che fosse in aula perché il regolamento diciamo credo che sia un bel lavoro. Sta arrivando, quindi per il piacere di averla in aula, non tanto per le precisazioni che potrei ottenere io, ma perché io gliel'ho chiesto se necessitava. Sì. Io, la dottoressa Sara già sta arrivando, quindi diciamo che ho cambiato idea seduta stante perché mi piace che anche, prego consigliera Grutta. Ok, grazie. Non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della signora Bertuglia Maria derivante dalla sentenza 552 del 2014 del Tribunale di Marsala nella causa promossa signora Bertuglia Mattia contro Comune Mazara del Vallo. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che sono dichiari. Favorevole Firenze, Norrito, Giacalone Sidonia, Randazzo, Foderà, Zizzo, Pernice,
D'Annibale, Ingargiola, Giacalone Giuseppe, Caruso, D'Annibale, Tumbiolo, Marascia, Di Gregorio, Consigliere Lagrutta è fuori, Foggia, Mauro e Gaiazzo. Astenuto il Presidente. Diciotto favorevoli, un astenuto, il punto numero 3 passa. Passiamo al punto numero 4. Un attimino che verifichiamo. C'è nessun scritto in metodo di seguidità, quindi passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno, il regolamento di istituzione e disciplina del registro amministrativo dell'Unione Civile. Prego il proponente, il consigliere Lagrutta, di illustrare il regolamento. Grazie Presidente. Solitamente siamo abituati a parlare di numeri. Solitamente siamo abituati a parlare, diciamo, di amministrazione un poco più concreta. Oggi con questo regolamento si ha la possibilità di parlare di una cosa che secondo me supera, valica ed è trasversale ed è, diciamo, va oltre queste le solite discussioni che noi facciamo rispetto ai numeri, perché oggi parliamo di diritti. Soprattutto di diritti purtroppo ancora non totalmente riconosciuti, che riguarda una fascia, una fascia di persone che per motivazioni, diciamo, sentimentali decidono un percorso piuttosto che un altro. E siccome soprattutto in determinate sfere del vivere è opportuno che ci sia la massima libertà e ogni individuo possa esprimersi soprattutto per quanto riguarda l'affetto, l'amore, ogni individuo debba potersi esprimere assolutamente in piena libertà. Molte volte però succede che il potersi esprimere in piena libertà, naturalmente parlo di fatti assolutamente positivi, per alcuni individui che decidono di viversi la loro storia d'amore, ma il regolamento non parla solo di questo, la loro storia di amicizia, la loro storia di convivenza. Per taluni non è possibile vivere liberamente una certa dimensione, perché si vanno a scontrare con quello che è la realtà sociale, la realtà delle regole del vivere sociale, con le leggi, con le norme. E a volte mi è capitato, diciamo, di vivere personalmente una situazione. A volte succede che ci sono persone che magari stanno poco bene, stanno in ospedale e il compagno, nonostante sia un loro convivente da tanto tempo, non riesce a ottenere per esempio informazioni sullo stato di salute di chi sta ricoverato, oppure addirittura in certe situazioni non può nemmeno assistere chi sta ricoverato, in quanto non è, diciamo, non ha uno status tale da poterlo riconoscere come compagno o compagna di quella persona. Naturalmente il regolamento estende, diciamo, a persone sia eterogenee ma anche di, diciamo, di sesso simile, uguale, questa possibilità di essere riconosciuti. Naturalmente se un uomo e una donna decidono di convivere e quindi di non sposarsi né con rito religioso né tantomeno con rito civile, ma diciamo vivono il loro amore sotto lo stesso tetto, capita a molte persone, diciamo, non solo per motivazioni che non voglio dire, insomma ognuno ha le sue motivazioni, e allora quelle persone non si vedono riconosciuti alcuni diritti. Ai comuni però è data la facoltà, è data la possibilità di, diciamo, mettere un po' a posto questa sfera del vivere sociale, e quindi coloro i quali convivono sotto lo stesso tetto
per questioni di amicizia, per questioni di amore, per questioni inerenti ai fatti di cuore, e allora è giusto che il Comune dia la possibilità di redigere un registro. A questo serve il regolamento di istituzione e disciplina del registro amministrativo delle unioni civili, di essere riconosciuti, essere iscritti in un registro ed essere riconosciuti non tanto come un numero, non tanto come individui, quanto piuttosto come persone che vogliono viversi liberamente i loro sentimenti e vogliono convivere, diciamo, vogliono portare la propria convivenza con il proprio compagno, la vogliono portare, diciamo, alla luce del sole e nel rispetto di quelle che sono le regole del Comune. Il regolamento consta di 6 articoli. Voglio sottolineare una cosa: gli attivisti del Meetup locale, del Movimento 5 Stelle locale, avevano già predisposto questo passo come punto programmatico del Movimento. Abbiamo portato, diciamo, questo documento al vaglio dell'amministrazione, è passata nelle varie, ha fatto l'iter burocratico che compete a questo tipo di documenti. E in pratica io ho letto che c'è il parere favorevole per quanto riguarda il profilo della regolarità tecnica. Insomma, questo lavoro è un lavoro fatto anche di concerto non solo con gli attivisti ma con alcuni cittadini che vivono questo status, ma anche e soprattutto ho avuto il piacere di collaborare proficuamente con il dirigente del settore, anche perché vi confesso che il regolamento che avevo scritto non prevedeva alcune cose e quindi diciamo che è stato utile l'apporto degli uffici comunali, perché in effetti fra il dire e il fare spesso ci stanno di mezzo, diciamo, tanti piccoli accorgimenti che rendono più operativa e migliore la fattibilità delle cose che si propone. Ecco perché il regolamento è stato assolutamente, dal mio punto di vista, migliorato. I 6 articoli sono i principi generali della definizione dell'argomento di cui parliamo, ovvero l'istituzione e la disciplina del registro amministrativo delle unioni civili. L'articolo 2 è appunto l'istruzione e i requisiti di iscrizione. L'articolo 3 riguarda l'eventuale cancellazione da questo registro. L'articolo 4 è inerente alle modalità in cui l'ufficio competente deve agire operativamente rispetto a questa tematica. E l'articolo 5 regolamenta la pubblicità del registro. L'articolo 6 naturalmente parla dell'entrata in vigore e disciplina transitoria. E allora, siccome chiaramente sono state sollevate alcune possibili criticità da questo tipo di intervento, in che senso? Nel senso che è vero che andiamo a dare alle persone che mettono il cuore in questa operazione, in questa cosa, questa opportunità, ma è pur vero che può capitare che persone invece che iscriversi per ragioni di cuore si iscrivono per ragioni puramente economiche, perché magari possono ottenere determinati benefici che da singoli non riescono a ottenere, o li ottengono in coppia, allora succede che ci si iscrive per queste motivazioni. Purtroppo, come è successo e succede purtroppo, che taluni marito e moglie si separano, ma solo fittiziamente purtroppo, perché in questo modo ottengono dei benefici dal punto di vista delle tasse da pagare. Insomma, non entro nel merito di questa situazione perché è veramente poco, poco edificante. E allora, per questa motivazione, si è stabilito di inserire un tempo, ovvero non è che io e, per esempio, Stefania Marascia, mi perdoni se faccio il suo nome, decidiamo a un certo punto di convivere sotto lo stesso tetto come compagni e allora diciamo ci iscriviamo al registro e l'indomani mattina, dopo 2 secondi che siamo iscritti, otteniamo, diciamo, certi benefici, l'identificazione di un certo status. Non è così. In realtà io e Stefania, mi perdonami se faccio questo esempio, mia moglie sarà contentissima di questa mia espressione, ecco, anche tuo marito, va bene, mi scuso con indelicato. Vabbè, dai, sono stato indelicato io in questa occasione. E allora io e Stefania, ormai proseguiamo in questa direzione, dovremmo stare insieme almeno 6 mesi sotto lo stesso tetto per ottenere questa situazione. Ora, al di là dei sorrisi e delle realtà, che mi fa piacere, insomma, che si prenda con la dovuta allegria questa argomentazione, dopo 6 mesi si ottiene di potersi iscrivere.
Naturalmente questi sei mesi non sono una condizione che per esempio limita coloro i quali vengono da fuori Mazara, quindi coloro i quali per esempio abitano a Marsala e sono in una situazione di convivenza, naturalmente se arrivano a Mazara e vogliono poi iscriversi in questo registro non devono stare ulteriori sei mesi, devono semplicemente dimostrare che sono stati tre mesi a Marsala e poi proseguire per altri tre mesi la convivenza sotto lo stesso tetto a Mazara e poi quindi potersi iscrivere e avere riconosciuti certi benefici. Naturalmente è un fatto, come dire, di non solo di umanità, non solo di civiltà, credo che sia un fatto che qualifica la politica, perché se la politica si occupa anche di queste cose che sembrano piccolezze ma sono cose importanti, e allora la politica si innalza a un livello tale che rende migliore il vivere civile insieme. Io non so, sono a disposizione di quanti eventualmente volessero ulteriori delucidazioni rispetto al regolamento. Ci terrei, Presidente, che comunque si attendesse la dottoressa Marascia, la dirigente, a cui va il mio plauso e il mio ringraziamento, perché è stata, diciamo, assolutamente utile in questo percorso. Dottoressa Serra, sì. Cosa ho detto io? Marascia. Oramai mi sono fissato a Stefania Marascia. Quindi. No, la dottoressa è la dottoressa Serra. La dottoressa Serra. Ci terrei che fosse in aula, sia per le delucidazioni che eventualmente volesse chiedere alla dottoressa Serra, ma anche perché credo che quando si fa una bella cosa, quando si fa una buona cosa, è giusto che ci sia la corretta visibilità, e credo che la dottoressa Serra in questa cosa sia stata lungimirante. Detto questo, io chiedo alla Presidenza un'ulteriore delucidazione, perché ho il parere di irregolarità tecnica favorevole, però volevo sapere, perché ancora non sono riuscito a ottenerlo, il parere della Commissione statutaria. C'è? Io nel documento che ho io... Lei finisca, consigliere Lagutta, finisca il suo intervento sulla, diciamo, delucidazione, che poi ci sarà il Samarascia a spiegare tutti i pareri. D'accordo, perfetto. E quindi, non so, io rimango a disposizione di quanti volessero ulteriori delucidazioni. Chiedo al Presidente di attendere, di attendere la dottoressa Serra. Questo è quanto. Per quanto riguarda la dottoressa Serra, consigliere Lagutta sta per arrivare. Naturalmente ho ascoltato le sue parole. In sei mesi possono cambiare tante cose, dottoressa Marascia, soprattutto col consigliere della Grutta, è giusto. Detto questo, ho scordato la battuta, do la parola alla dottoressa Marascia per quanto riguarda i pareri. Sì, parere tecnico sulla proposta di non ha parere contabile perché non ha refluenze. Parere di regolarità tecnica è favorevole. Il parere del Collegio dei Revisori è favorevole. Grazie, dottoressa Marascia. Ha chiesto di parlare il consigliere Caruso, 5 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, consiglieri comunali, cittadini. Intanto chiedo al Presidente, il mio intervento è sulla dichiarazione di voto? Assolutamente no, siamo sulla discussione generale. Quindi se io adesso chiedo eventualmente di chiudere il mio microfono per poi prendere la parola sulla dichiarazione di voto, posso farlo? Sono costretto a parlare? Preso. Allora, ok, ci siamo capiti. Per la discussione generale, consigliere Agutti, già è finito ora di illustrare il... Sono tre favorevoli e tre contrari. Quindi... Cosa, consigliere Agutti, mi dici? Parlo al microfono così mi sente meglio. Allora... Il parere contrario deriva dal fatto che ci siano tre voti favorevoli e tre voti contrari in commissione. Le motivazioni sono state espresse di questo parere oppure è un parere contrario così? Può essere che si sono pure astenuti, non è che ho detto che con la... Sì, ma... Quindi tre non è che ogni consigliere si esprime sul voto che dà. Tre sono stati favorevoli e tre contrari. Quindi c'è il verbale... Quindi non è possibile sapere le motivazioni per cui uno vota contrario in... C'è il verbale della Commissione, se il Presidente della Commissione vuole illustrare il suo parere. Chiaramente il parere della Commissione comunque non è vincolante. Assolutamente no. Presidente, mi scusi, visto che l'utilizzo
e visto che l'utilizzo è consentito anche per farci sentire. No, allora, no, io siamo sulla discussione generale, quindi sulla discussione generale si chiedono interventi, poi passiamo a direzione del voto. Non vedo nessuno. Consigliere Fotera, prego. Grazie Presidente, amministrazione, egregio consigliere. Veda Presidente, questo è un argomento, a mio avviso, non lo so, forse si sta rompendo qualche giocattolino, non si sa più che cos'è la famiglia, non lo so. Se qualcuno vuole stare assieme sotto un tetto, mica lo nega nessuno, o c'è bisogno per forza di questo registro per scrivere che stanno dentro sotto un tetto. Per me la famiglia è sacra, la famiglia. Io questo argomento lo prendo solo, a mio avviso, come una propaganda politica, nient'altro. Perché giorni fa mi ero tanto arrabbiato quando in una seduta nella Comunità Europea, Parlamento Europeo, parlavano di nozze gay e imponevano gli Stati ad adottare quel regolamento. Ma stiamo scherzando? Ma qua non si parla più delle cose che stanno succedendo nel mondo, di tutte queste persone che hanno bisogno, che arrivano con i barconi alla Comunità Europea, in una seduta litigano per questo discorso delle nozze gay. Abbiamo problemi molto più gravi. Consigliere Fotera, questo è un suo parere, poi dobbiamo, sì, rispettare tutti i pareri. Esattamente, abbiamo problemi molto più gravi. Io penso che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati che hanno bisogno del medico. Qui in Italia abbiamo ben altro, ci sono terremotati ancora senza case, ci sono i Marò da 3 anni in India e nessuno ne parla. Cosa si parla? Unioni civili, nozze gay. Ma io volevo, questa settimana ho visto... Consigliere, gentilmente non c'è niente da ridere. No, non c'è niente da ridere. No, non mi rivolgo a lei, consigliere Fotera. E bisogna rispettare qualsiasi pensiero su questo argomento. Io ho letto una frase questa settimana sul telefonino che me la sono scritta apposta perché facevo, ma dove stiamo andando a finire? Quella frase diceva: papà, cos'è un uomo? Il papà risponde: è una persona che si assume la responsabilità della sua vita, della sua casa e della sua famiglia e si prende cura di loro. Ho capito, papà, da grande diventerò un uomo come la mamma. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Fotera. Ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signor Presidente. Io intervengo in qualità di Presidente della Commissione Statutaria e la mia commissione ha trattato l'atto. Non è vero che non c'è un parere, consigliere Lagutta, il parere c'è. Il parere semmai è non favorevole, non è anche negativo, non favorevole, perché 3 consiglieri sono espressi in un modo e 3 in maniera contraria. Ma credo che, insomma, che qualcuno faccia confusione rispetto all'atto deliberativo. Qui parliamo esclusivamente del registro delle unioni civili, non si parla né di nozze gay, né di omosessualità, né di maschi, né di uomini e di donne. Parliamo di registro delle unioni civili, che disciplina assolutamente ed esclusivamente la convivenza fra persone, siano esse etero dello stesso sesso oppure eterosessuale, nulla di più. Quindi non bisogna esasperare tone e non bisogna fare anche una campagna di disinformazione. Ritengo che praticamente bisogna attenersi a quello che è l'atto deliberativo. Detto questo, signor Presidente, io vorrei dire, insomma, intanto vorrei ribadire, io mi esprimo sia nella qualità di Presidente della Commissione, ma mi esprimo anche per dichiarazione di voto, e io sono favorevole all'istituzione del registro delle unioni civili. Sono favorevole perché credo che sia un segnale anche che va dato, insomma, un segnale di, come dire, di civiltà che va dato rispetto a certi temi che possono sembrare più o meno, diciamo, particolari.
Credo che non ci sia nulla di strano nell'istituzione di un registro di unione civile nella nostra città, e credo insomma che possa anche essere, diciamo, motivo di un nuovo percorso culturale che la città possa instaurare. Non ci sono tabù, come dire, diciamo, da abbattere, c'è soltanto un ragionamento da fare in maniera molto serena, sganciandosi da tutti i pregiudizi. Credo che sia una proposta che vada, dal mio punto di vista, condivisa e votata favorevolmente, e senza che nessuno, come dire, faccia confusione. Stiamo esclusivamente parlando del registro delle unioni civili. L'unica cosa che potrebbe, come dire, che potrei obiettare è, per esempio, l'iscrizione in questo registro per, come dire, ottenere alcuni benefici, magari facendo il gioco delle tre carte, nel senso che ci si iscrive in un registro delle unioni civili nella città di Mazara, poi ci si iscrive in un registro delle unioni civili nella città di Marsala e così via. Ma credo che lo spirito e il senso di questo atto deliberativo, di questa proposta, non sia questa, per cui io sono certamente sicuro della buona fede di chi volesse, come dire, iscriversi presso questo registro, e quindi io esprimo ulteriormente il mio parere favorevole, e quindi sono certamente favorevole all'atto deliberativo. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Mauro. Non vedo nessuno iscritto a parlare. Consigliere Arena, prego. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri. Io credo che l'atto di cui stiamo parlando esula un problema di natura politica, ma entra anche nella morale di ognuno di noi. Io sono stato dibattuto in questi giorni sul come votare l'atto, e ho chiesto a più persone di fatto di che cosa... Assolutamente no, siamo sulla discussione generale. Di che cosa si trattasse, se vi erano dei benefici secondari di natura amministrativa, di natura anche legale, con l'iscrizione a questo registro oppure no. Mi è stato detto che di fatto non c'è nessuna come vantaggio o delle particolari clausole che riguardano l'iscrizione al registro stesso. Mi sono anche fatto una cultura per capire che non riguardava soltanto persone dello stesso sesso, ma potevano iscriversi in questo registro persone eterosessuali. E di fatto mi chiedevo per quale motivo c'è tutta questa grossa dibattito sull'istituzione dei registri, quando nella sostanza non cambia niente, è soltanto la possibilità di dire a due persone che hanno una fase affettiva che può essere più o meno duratura, di registrare questa loro affettività. D'altro canto mi si faceva capire anche da persone molto a me vicine, ma allora perché c'è questa corsa da parte di qualcuno ad istituire il registro, quando nella sostanza coppie di persone che convivono da tanto tempo non hanno mai avuto la voglia di iscriversi in un registro. È su questa istituzione del registro peccato che si è innescata questa discussione, nel senso che sembra calato come la possibilità a coppie dello stesso sesso di registrarsi e quindi fare una forma di contratto che magari la legge non permetteva e non permette, perché di fatto io chiedo invece altra cosa a chi ha il compito istituzionale di fare le leggi, di fare una legge o fare un referendum, facciamo qualche cosa che permetta a queste coppie di fatto di genere diverso o dello stesso genere di poter sanare anche a livello legislativo la loro unione. Per tutto questo, Presidente, quindi riuscendo a capire che di fatto non è qualcosa che sconvolge il decò di ognuno di loro o di qualsiasi altra coppia, sono favorevole all'atto che viene votato. Grazie consigliere Arena, non vedo più nessuno iscritto a parlare, chiudo la discussione generale e passiamo a dichiarazione di voto. Ha chiesto di parlare consigliere Caruso? Sì. Prego consigliere Caruso. Consigliere Arena, prego.
Grazie Presidente, perché ho dimenticato di fare una domanda, possibilmente se qualcuno mi può rispondere. Nel momento in cui questo atto passa anche favorevolmente in Consiglio Comunale, c'è l'obbligo da parte dell'amministrazione di istituire il registro? Sì o no? Cioè vuol dire, c'è la facoltà da parte del sindaco di una città, anche con l'atto passato formalmente in Consiglio Comunale, di istituirlo oppure no questo registro? Perché faccio questa domanda? Perché i primi sindaci che hanno istituito il registro c'è stata quasi una sommossa da parte di tanti che di fatto non l'hanno applicato. Quindi c'è l'obbligo dell'applicabilità nel momento in cui viene votato in Consiglio Comunale, oppure il sindaco si può anche astenere di poter di utilizzare questo registro? Grazie Presidente. Grazie consigliere Arena. Per un chiarimento il segretario generale. Consigliere Caruso, ci faccia avere la delibera, ora. Consigliere, il Consiglio Comunale vota, come voi sapete, degli atti generali. Può capitare che l'atto generale non venga poi fisicamente e materialmente eseguito. Per esempio la consulta dei migranti, che è nello statuto e per la quale abbiamo un regolamento, fisicamente non è istituito. Ancora non è istituito. Cioè può succedere che il Consiglio voti un qualcosa al quale poi non segue fisicamente, materialmente, che non c'è poi l'atto, perché dipende da un altro soggetto. Non so se sono stata chiara. Nel momento in cui il Consiglio Comunale dovesse approvare il regolamento, non è che l'indomani il sindaco ha l'obbligo di comprare un registro, consegnarlo all'ufficiale dello Stato Civile, metterci bollo e renderlo funzionante. Dovrebbe essere così, ma se non succede, ognuno si assume le sue responsabilità, cioè il Consiglio Comunale ha una competenza regolamentare, la competenza gestionale degli atti poi esecutori non è più del Consiglio Comunale. Per come la vedo io, cioè, se si approva il regolamento, il registro va in qualche maniera istituito, va costituito. Grazie segretario. No, volevo dare una lettura per capire chi lo deve tenere, perché qua si parla, mi scuso ma diciamo che non mi sono... Allora, si parla che il registro è tenuto all'ufficio anagrafe, quindi significa che il dirigente competente, nel nostro caso l'avvocato Serra, nel momento in cui il Consiglio Comunale approva questo, dovrebbe dare esecuzione. La vedo così. Grazie segretario generale. Passiamo alla dichiarazione di voto. Consigliere Caruso, prego. Consigliere Marascia, prego. Presidente, Giunta, colleghi consiglieri. E allora io condivido perfettamente il ragionamento fatto dal consigliere Mauro che mi ha preceduto, perché qui si sta facendo confusione. Non è un fatto politico, sono delle scelte personali di civiltà di una città di oltre 50.000 persone. Non ci si può chiudere in certe idee che non corrispondono a ciò che è vero, perché questo non è che vengono le coppie gay e vengono a iscriversi qua, si sposano e fanno tutto quello che devono fare. Non è assolutamente così, per cui io penso che sia una scelta personale di ognuno di noi, per cui io questo atto, come senso di civiltà personale, lo voterò favorevolmente. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Marascia. Consigliere Caruso, prego. Grazie Presidente, giunte e consiglieri comunali. Io so perfettamente che qui si entra nella sfera delle considerazioni personali e nella sfera delle sensibilità personali. E questo è qualcosa che appartiene, proprio perché si parla delle sensibilità, appartiene a quelle che non possono e non devono essere sottaciute, né tantomeno ascoltando le sensibilità delle altre persone, in qualche maniera stoppate attraverso un piccolo sorrisino o attraverso prese di posizione
che appartengono a tutto tranne che alla libertà di espressione di ognuno. Io vorrei solo fare delle piccole considerazioni, premettendo il fatto che personalmente a nome di Fratelli d'Italia, e dovessero esserci delle eccezioni, visto che qui premiamo sicuramente, oltre alla meritocrazia, il rispetto della libertà dell'opinione di tutti, premetto che a nome di Fratelli d'Italia noi voteremo contrari questo regolamento. Permettetemi però di spiegare la motivazione, che personalmente non ho avuto possibilità di dare, non appartenendo a quelle commissioni che hanno già dato il loro parere. Io sono cresciuto e mi sono formato all'interno di una famiglia, ed è sicuramente un percorso di vita che sulla terra, piaccia o non piaccia, hanno fatto tutti. Io so bene che la società in cui viviamo oggi certamente non appartiene più, se devo fare una metafora storica antica, non appartiene più ai tempi medievali o, se volete, ai tempi preistorici, e certamente l'evoluzione della nostra società ci porta a dover considerare dei cambiamenti in termini e certe volte anche in forme che devono farci riflettere come in questo momento. Permettetemi di dire una cosa, lontana, lontanissima da me l'idea, figuriamoci la convinzione, che ci possa essere altro che possa definirsi famiglia per come l'ho conosciuta io e per come spero, e come è sempre stato e continui così nel futuro, che preveda le figure di un padre e di una madre. E questo non lo dico nella forma del discapito di chi vive, e certamente ha tutto il buon diritto, e figuriamoci, di chi vive condizioni di scelta personale che sono diverse da quelle che personalmente difendo e promuovo. Ma questo si inserisce soprattutto in quello che penso bisogna difendere come l'autentico e sacrosanto diritto di un bambino o di una bambina di avere un padre ed una madre. Le mie considerazioni appartengono ovviamente a delle convinzioni personali. Io non mi permetto di mancare rispetto alle considerazioni di forme da quelle mie, mi permetto soltanto di dire che non condivido tutto questo. E questo va al di là del sicuro, importante e certosino lavoro che è stato fatto a che questo documento ci si presenti degno di essere chiamato regolamento. È per i riferimenti che fa, è per la funzione che dovrà avere e tutto quello che serve perché si chiami regolamento. Questo come tutti quelli che sono passati in questo Consiglio Comunale. Permettetemi di dire però una cosa, e questo appartiene ovviamente a quella cultura o alle formule culturali che ognuno di noi ha dentro di sé, per cui è stato formato. Io personalmente sono cresciuto all'interno di una cultura che prevede che la famiglia si chiami famiglia se è composta da padre e madre. Io non voglio fare riferimenti legislativi, perché proprio all'interno dei riferimenti legislativi si trovano quelle lacune attraverso le quali poi si trovano le formule che permettono l'istituzione, in questo caso, di un regolamento delle unioni civili. Ma si può guardare al cambiamento del mondo da semplici spettatori? E si può dire che eventualmente, approvando un regolamento di questo tipo, e forse succederà a Roma che ne faranno una legge, significa in questo caso essere attivi nelle decisioni del mondo? Perché dire di non essere favorevoli semplicemente, molto lo dico senza essere contrari a nessuno, dire di avere un'altra posizione significa non partecipare alle decisioni che poi il mondo adotterà? Vedete, sono le scelte politiche, sono anche le scelte culturali quelle che determinano poi se certe cose devono andare avanti o meno. Personalmente, per quel che mi riguarda, io ritengo che la famiglia debba continuare ad essere chiamata tale se composta da un padre ed una madre. E non voglio mettere lingua su ciò che giustamente è ovviamente l'importanza del valore affettivo a cui faceva riferimento il mio collega consigliere Nicola Labrutto. A questo punto mi verrebbe da dire, bene,
se dovessimo legiferare su questo, facendo finta che noi ne avessimo il potere qui in Consiglio Comunale, ma dovendomi immaginare io al posto di coloro i quali in questo momento legiferano, mi sarei interrogato, visto che si parla di sentimenti, per esempio su quello che a volte, visti i tempi, può essere un sentimento ancora più longevo dell'amore. Parlo dell'amicizia, ma non è che si può legiferare sull'amicizia. Ed è ancora più difficile il nostro compito, perché bisogna corroborare ma allo stesso tempo scindere la posizione personale, che è intrisa nel senso più positivo del termine, delle nostre convinzioni, che sono fatte anche dalla nostra partecipazione al nostro credo religioso. Ma qui ovviamente, e quindi la scissione forse tra virgolette della doppia personalità che dobbiamo per forza utilizzare in Consiglio Comunale, e che prevede che dobbiamo essere i più laici possibili anche per la formula, proprio non anche, proprio per la formula istituzionale che rivestiamo. E allora è sicuro che un registro è funzionale, che rispetta, non lo voglio dire io, hanno letto i pareri, sono tutti favorevoli, ma è anche noto che le tutele, dottoressa Serra mi corregga se sbaglio, perché io ho partecipato alla commissione da uditore, che le tutele di cui si parlano sono tutele che esistono in altre forme. Io so bene che questo documento che oggi ci viene presentato, e ripeto con il massimo rispetto che si deve a coloro i quali si sono impegnati dal minuto fino a non so quante ore per averlo prodotto, è un documento che ha una volontà sicuramente culturale e sicuramente al tempo stesso simbolica. Mi sia consentito in quest'Aula di promuovere e difendere l'aspetto simbolico, culturale e da certi punti di vista, se volete, anche istituzionale di ciò che fino ad oggi, visto che i valori fondamentali cominciano a scricchiolare per questa sorta di, non lo so, nulla che avanza, così lo chiamavamo ai miei tempi quando partecipavamo alle manifestazioni di Atreio, sto concludendo, non si può continuare a lasciare il passo a questa sorta di relativismo etico. Non si può fare, almeno per quel che mi riguarda. Per quel che mi riguarda non si può fare. E continuo a dire per quel che mi riguarda, perché io so che ovviamente anche dalle mie parti, anche in Fratelli d'Italia, può esserci delle, ci possono essere delle considerazioni diverse. Però, santo Dio, lasciatemelo dire con chiarezza. Io non posso immaginare personalmente, e chiamatemi antico, chiamatemi come vi pare e piace, ma permettetemi nella libertà che tocca anche a me di dire che almeno io, e dovessi essere l'ultima persona sulla terra finché avrò respiro, la famiglia per me rimane una ed una sola. Non ne conosco altre. Conosco e riconosco l'importanza di qualsiasi altro genere di valore affettivo che io rispetto profondamente, tanto quanto, a proposito di equiparazione, vorrei che si rispettasse ciò che fino ad ora ho vissuto e che spero i miei figli, quando un giorno ci saranno, e mi auguro che ci saranno, possano continuare a rispettare e a promuovere e soprattutto a difendere da ciò che oggi nel cambiamento è diventato una sorta di attacco a valori e a principi fondamentali di cui personalmente non sono nelle condizioni e sicuramente non sono della convinzione che possono essere barattati da qualsiasi, da chiunque e in qualunque modo. Grazie consigliere Caruso, ha chiesto di parlare il consigliere Randazzo, prego, ne ha facoltà. Vi ricordo a tutti che siamo sempre sulla dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. Io da membro della commissione statutaria ho partecipato alla trattazione di questo atto deliberativo, a questo regolamento trattato dal collega consigliere Nicola Lagrutta. Io ho votato negativamente alla proposta per un semplice motivo, quello delle competenze e quello della natura che ha portato, dalla storia che ha portato il collega consigliere comunale a proporre un regolamento simile. Vero è che ci sono moltissime sentenze che, diciamo, danno una sorta di input a trattare di questi argomenti, di una certa valenza etica, ma è anche vero che noi non abbiamo competenze in materia, abbiamo un Parlamento che da anni
quando gli si propone di parlare di temi di una certa importanza a livello etico, sfugge da questi temi e rinvia le questioni a decisioni successive, se non addirittura ad organi superiori. Io ho un'idea tutta mia. Io sono del parere che nessuno di noi ha il diritto di giudicare sul legame affettivo che una persona può nutrire nei confronti di un'altra persona. Io penso che sono d'accordo col collega Caruso quando si parla di famiglia, inteso famiglia intesa come padre, madre e figli. Sono d'accordo che una famiglia è composta, una famiglia nel momento in cui si decide di crescere dei bambini, sia composta da un padre, una madre e dei bambini. Ma al tempo stesso non sono d'accordo nel momento in cui in questo passaggio vengono a mancare i bambini e si intenda famiglia come l'unione di un uomo e una donna. Quante persone hanno vissuto la propria vita, hanno cresciuto i propri figli senza un padre, senza una madre, magari facendo leva sull'affetto delle persone più care, della sorella, del fratello, addirittura dei nonni, e nonostante ciò nessuno si può permettere che questa non venga definita famiglia. Io sono favorevole a questo genere di interpretazione della famiglia, ma al tempo stesso sono convinto che questo Consiglio Comunale debba trattare di problemi più urgenti, magari che riguardino le nostre competenze. E mi asterrò sul regolamento in attesa che il Parlamento legiferi in materia. Spesso cadiamo nell'errore di metterci nei panni delle persone che prendono decisioni simili in materia. Io inviterei i colleghi per il futuro di mettersi nei panni dei soggetti interessati, perché se siamo un paese libero significa poter esprimere le proprie idee, e lo possono fare tutti se è un paese libero, ma al tempo stesso avere gli stessi diritti e avere gli stessi doveri. In Italia purtroppo su determinate materie questo non accade e quindi c'è una sorta di restrizione della libertà di ognuno di noi per quanto riguarda il recepimento di alcuni diritti. Quindi Presidente, siccome ho promesso a me stesso sin dall'inizio del mio mandato che esprimerò sempre i miei voti in aula, pareri favorevoli, negativi o addirittura astensione, io non uscirò oggi dall'aula, ma esplicito al microfono che mi asterrò sull'argomento che stiamo trattando. Grazie consigliere Randazzo. Consigliere Foggia, prego. Io più che altro, Presidente, volevo fare una domanda prima che comunque vada a dare il mio parere di voto, dottoressa Sarra, perché sono convinto che le coppie di fatto, a prescindere, diciamo, il regolamento, esistono. Detto questo, dico pure quali sono i benefici eventualmente se approva questo regolamento che hanno queste coppie di fatto, e poi sarà possibile, assessore Monteleone, sarà possibile, visto che lei comunque è una mamma di famiglia, volevo sapere se c'era possibilità di sapere anche il suo pensiero, se non era un problema. Grazie consigliere. E poi eventualmente poi intervengo e spiego. Dottoressa, la mia motivazione. Sarra, prego. Allora, buonasera. Si alzi, dottoressa. Buonasera, consiglieri. Allora, intanto, proprio soltanto per chiarezza, per rispondere alla sua domanda e per riferirmi anche a quello che hanno detto altri consiglieri comunali, esiste una proprio nozione di famiglia costituzionalmente orientata e garantita, che rimane quella che è, così come esiste una nozione di famiglia anagrafica ben diversa dalla famiglia fondata sul matrimonio, che è quella costituzionalmente garantita. L'unione civile non intacca certamente la famiglia in senso costituzionale fondata sul matrimonio, né la famiglia anagrafica alla quale per certi versi si avvicina. Cioè, vorrei chiarire che si differenzia dalla famiglia anagrafica per il semplice fatto che l'unione civile è composta da due persone, mentre la famiglia anagrafica può essere composta anche da 10 persone. E detto questo, non può un'amministrazione comunale incidere chiaramente su quelle che sono norme che spettano allo Stato.
quindi l'eventuale approvazione di un regolamento non incide né sull'ordinamento dello Stato civile, né sul regolamento anagrafico, né, ripeto, su questioni che spettano esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato. Invece è stata riconosciuta la possibilità, quindi nel rispetto della vigente legislazione, alle amministrazioni comunali di poter istituire appunto un registro delle unioni civili, ma soltanto per dare vantaggi creati dal comune. Spero di essere chiara. Nel momento il comune dovesse fare un regolamento col quale si garantisce, non lo so, una prestazione ad una coppia, approvando questo regolamento si impegna a considerare coppia sia le persone unite da vincolo matrimoniale sia le persone iscritte nel registro delle unioni civili. Detto questo, devo anche precisare però che esiste già tutta una normativa, ho avuto modo di parlarne in commissione, che già alcuni diritti li garantisce. Per esempio, è possibile fare degli accordi di convivenza davanti ad un notaio con cui si garantisce il convivente sia per quanto riguarda l'assistenza medica, sia per quanto riguarda gli aspetti successori nei limiti della disponibile. Quindi già il nostro Stato ha fatto dei passi avanti, diciamo, rispetto a prima. Questa è tutta una potestà comunale. Chiaramente è chiaro, è superfluo dirlo, è una scelta anche di ordine etico, riguarda i valori che una comunità si vuole dare, quindi è una scelta prevalentemente politica, è chiaro. Tecnicamente vi posso dire che nulla osta a che venga approvato un regolamento così in questi termini. Cioè, l'articolato espressamente prevede, se vuole consigliere le dico l'articolo, l'articolato espressamente prevede gli ambiti nei quali ha valore questo riconoscimento dell'unione civile. Un attimo soltanto. Ecco, è proprio al comma 3 dell'articolo 1. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi proprietari sono casa, servizi sociali, politiche per giovani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi. Cioè, in questo ambito il comune, nell'ambito della sua, soltanto negli ambiti di sua autonomia, chiaramente, ogni volta che parlerà di coppia includerà in questo significato di coppia, in questo termine di coppia, anche le unioni civili, ma ribadisco soltanto nei limiti della potestà regolamentare, quindi normativa del comune, e non in ambiti che rimangono e spettano al legislatore. Grazie dottoressa Sarra per il suo chiarimento. Consigliere Giacomo. Solo grazie. Un attimino, assessore. Facciamo ora la domanda al consigliere Giacalone. Grazie Presidente, solo per dichiarare che condivido pienamente l'idea del mio capogruppo, per cui questo regolamento lo voterò contrario. Grazie. Grazie consigliere Giacalone. Assessore, prego. Allora, rispondo, visto che sono stata chiamata in causa, ed espongo il mio parere. Io intanto difendo a spada tratta la famiglia. E ho la sensazione che ci siano delle mode, e allora per essere evoluti spesso siamo tentati, non voglio giudicare nessuno per carità, non me ne guarderei bene, siamo tentati di adeguarci un po' alle mode, perché purtroppo, e questo me ne dovete dare atto tutti quanti, e le leggi, le norme, i regolamenti, tutto quello che avviene nella nostra società la influenza, la condiziona spesso e volentieri, crea una mentalità di conseguenza. Per cui, perché non cerchiamo di aiutare, difendere, creare quelle condizioni che possano dare la possibilità alla famiglia, così come tutti quanti la concepiamo e come tutti quanti l'abbiamo nel cuore? Io spesso sento il consigliere La Grutta, che rispetto, che con quanto calore parla della famiglia, della sua famiglia, e quindi tutti quanti ci teniamo a salvaguardarla, a curarla. E allora perché non cerchiamo di cercare quei regolamenti, quelle cose che possano aiutare,
e a fare crescere, a sostenere questa famiglia così come tutti quanti la vogliamo. Sì, io poi, faccia finire il pensiero dell'assessore. Così. Allora, io poi penso che, e me ne guarderei bene, noi dobbiamo accettare tutte le possibili situazioni che si verificano nella nostra società, le unioni civili, dobbiamo accettare tutte come cittadini, ma anche come cristiani. Perché purtroppo il mondo è bello perché è vario e ci sono tante mentalità e dobbiamo accettarli, però stiamo attenti, cerchiamo veramente di tutelare la famiglia, guardiamoci bene perché sappiamo benissimo che è fatta la legge, è trovata l'inganno, fatta la legge poi ci sono le normative, le scappatoie, i giudizi giuridici e tutto che possono portarci non so dove. Quindi io sono senz'altro contraria, non per carità, rispetto, fra l'altro io onestamente devo dire che non conosco io a fondo il regolamento perché non l'ho avuto in mano e quindi non posso dare il giudizio specifico, però conosco le persone che l'hanno fatto e quindi rispetto pienamente e sono sicura che avranno fatto un ottimo lavoro. Però io così devo rispettare le mie idee e io sono fermamente convinta che dobbiamo difendere la famiglia a spada tratta e perché tutti quanti la vogliamo così come l'abbiamo vissuta noi, così noi siamo quello che siamo proprio perché proveniamo da una famiglia sana, da una famiglia formata da un papà e da una mamma, dai nostri fratelli. Volevo poi rispondere chiudo subito, non voglio farla lunga. Al consigliere Randazzo, dice quante famiglie non hanno il papà o la mamma e crescono ugualmente bene e qui io mi sento chiamata in causa, anche la mia è stata una famiglia con l'assenza purtroppo del papà che è andato in cielo, però io posso dire, così come mi diceva una volta un grande amico, che è più bello avere un grande papà, però anche se assente, perché le mie figlie sono cresciute con la presenza del ricordo di tutto quello che ha fatto, di tutto quello che ha lasciato questo grande papà. Le mie figlie sanno che sono nate dall'amore grande di un papà e di una mamma. Quindi è vero, sì, sono cresciuti senza, però la presenza di mio marito è stata sempre nella famiglia e c'è ancora, anche se lui è in un altro posto. Scusi. Grazie assessore. Consigliere Foggia, La Grutta e Diadema. Siamo sempre nella relazione del voto. Prego, consigliere La Grutta, prego. Grazie Presidente. Intervengo per portare su nel giusto binario la discussione. Un grande equivoco, un grandissimo fraintendimento, non è in ballo la famiglia, non si tratta di adottare bambini, non è una questione di famiglia, gli unioni civili sono un'altra cosa, io posso essere unito civilmente anche con mio padre perché mi sono morti, mi è morta la mamma, mi sono morti i figli e siamo resti in una casa io e mio padre, ci uniamo civilmente per ottenere i benefici di due persone che stanno sotto lo stesso tetto. E in quanto coppia che vive sotto lo stesso tetto, non c'entra niente, per favore non limitatevi al concetto di famiglia, che questo è un concetto molto più vasto, molto più allargato, non c'entra niente, le coppie gay non c'entrano assolutamente niente, è una questione di escludere religione, cultura, provenienza, anche sesso, è un'unità, un'unione civile che non ha nulla a che vedere col concetto di famiglia che è costituzionalmente è condiviso anche da me, non c'entra proprio niente, siamo andati tutti fuori tema, ecco perché io chiedo a chi ha espresso un certo tipo di parere di fermarsi, sospendere il giudizio e riflettere su quello che stiamo votando, non c'entra niente la famiglia. Io posso unirmi civile, io forse mi ho portato io nella strada sbagliata parlando di me, di Stefania oppure di persone. Io posso unirmi civilmente con mio padre, posso unirmi civilmente con mia madre perché siamo gli unici superstiti che abitiamo in una casa insieme ed è corretto che gli si riconosca un certo tipo di discorso. Il comune li deve riconoscere come persone che sono insieme
Quindi il concetto di coppia, il concetto di famiglia, così come è stato frainteso, non c'entra niente. Vi chiedo di riflettere, di metterci il cuore. Dopodiché il discorso di famiglia, ma due persone che per motivazioni, per esempio, economiche, non sono riusciti, un altro esempio per capire ancora meglio, che per motivazioni economiche non sono riusciti a sposarsi, perché sposarsi comporta un esborso di denaro, comporta un certo tipo di discorso anche economico. Tutte e due, appunto, cioè è larghissimo il concetto, stanno insieme sotto lo stesso tetto, magari perché è nato un bimbo, è giusto? E quindi quello è il concetto di famiglia, ma se io materialmente non riesco a sposarmi con, perché in quel momento non posso essere riconosciuto come coppia, nel senso che posso ottenere i benefici per mio figlio che va a scuola, perché nel comune di Mazara una classe politica accorta e lungimirante ha capito che il beneficio del bimbo, solo perché i genitori non sono sposati ma sono conviventi, non è giusto che il bimbo non possa usufruire di certi benefici. E vi assicuro che ci sono delle coppie che vivono in questa maniera a Mazara. Vi assicuro che è così. Poi uno può scegliere anche di convivere perché non crede nell'unione religiosa, perché non crede nell'unione. Ma che facciamo? Queste persone non esistono civilmente, le abbiamo escluse. Però vi ripeto, il concetto di famiglia, papà, mamma, figli, il discorso che ho sentito dei gay non hanno nulla a che fare con le unioni civili. Le unioni civili è un'altra cosa. Ora, se siamo classe accorta, riflessiva, lungimirante, e allora così come per sentenza sono state riconosciute delle unioni civili per sentenza, ma è normale che io devo essere convivo con una persona sotto lo stesso tetto, devo essere riconosciuto per sentenza. Vi chiedo di essere classe politica accorta, lungimirante. Grazie consigliere Grutta. Per concludere le dichiarazioni di voto, il consigliere Diadema, prego. Grazie presidente, amministrazione e consiglieri. Io intervengo semplicemente per esprimere la mia idea e per tentare anche di portare un briciolo di chiarezza. Ho sentito urlare allo scandalo da parte di qualche consigliere comunale per l'approvazione di questo regolamento delle unioni civili. Sarebbe bene ricordare e sottolineare che andando ad approvare questo regolamento delle unioni civili noi non sconvolgiamo il mondo, anche perché permettiamo alle coppie che già vivono in una condizione di fatto come coppia di potersi registrare e di poter avere una dignità nel dirsi coppia di fatto. E per coppia di fatto spesso e volentieri non si capisce per quale motivo viene immediatamente in mente la coppia omosessuale, ma non si capisce veramente per quale motivo si urla allo scandalo. E vorrei anche dire che forse siamo così bigotti da accettare meglio un rapporto clandestino anche tra due persone dello stesso sesso che un rapporto civilmente registrato. Nulla cambia se ci sono due persone dello stesso sesso che vivono sotto un tetto o registrate o non registrate, a noi non cambia nulla. Io rispetto il parere e la posizione politica di tutti, ma che si urla allo scandalo o come se noi stessimo qui andando a regolamentare dei matrimoni gay o che stiamo qui a deliberare la possibilità di adottare dei figli da parte di chi che sia, siamo lontani da questo. Stiamo recuperando e vorremmo recuperare un gap con l'Europa che soprattutto è civile, che soprattutto è sociale. Quindi noi andiamo a dare la possibilità a quelle che sono le coppie di fatto, e voglio pensare alle coppie di fatto, visto che è fatalmente scandalo la coppia omosessuale, preferiamo fare finta che non esista, visto che è fatalmente scandalo, parliamo delle coppie eterosessuali. Quindi due giovani, così come diceva poco fa la Grutta, che si trovano magari ad avere un bambino in una situazione non programmata, non possono avere riconosciuti magari alcuni diritti sacrosanti e fondamentali che sono quello dell'accesso o del subentro, per esempio in un contratto di affitto, o della possibilità di essere assistito in ospedale nel momento del bisogno, o ancor di più
nel dare un mantenimento a un ex partner, che sia uomo, che sia donna, nel momento in cui il tutto viene meno. Quindi attenzione, non stiamo parlando di adozioni, non stiamo parlando di matrimoni gay, non stiamo parlando di cose astronomiche. Sarà poi il governo a legiferare nel momento in cui avrà la possibilità di farlo, la voglia di farlo, i numeri, ma saremo noi intanto a far uscire dalla clandestinità chi vuole essere riconosciuto con un sacrosanto diritto, e sono già diritti sanciti dalla Costituzione. Grazie Presidente. Grazie. Consigliere Foggia, concluda, così dobbiamo passare alla votazione. Grazie Presidente. La dottoressa Serra credo che sia stata abbastanza esaustiva, ha letto pure l'articolo 3, l'articolo 1 del comma 3, dico semplicemente, ho ascoltato pure l'amministrazione comunale in qualità dell'assessore Monteleone, naturalmente io mi faccio una mia valutazione personale. Io credo che qui, a prescindere dal percorso politico, ognuno intervenga, diciamo, con la propria coscienza, questo è un mio pensiero. Io non sono contro l'unione civile, parto da questo presupposto, non li nego a nessuno, e sicuramente non sconvolgiamo la vita di ognuno di noi se approviamo, diciamo, questo regolamento, ma sicuramente daremo tante altre opportunità alle coppie di fatto, daremo credo anche la dignità, quasi come quando si parla di coppia si parla di due persone, può essere padre o figlio, possono essere due persone che comunque si sono lasciati e magari vogliono iniziare un'altra vita. Dico semplicemente, invece di accettare o cercare comunque di recuperare, dobbiamo pure rispettare tutti. Io naturalmente ho le mie idee, convinte tra l'altro, però dobbiamo anche rispettare gli altri, anche se spesso non condividiamo magari i percorsi. Dico semplicemente, noi siamo un consiglio comunale, ci assumiamo delle responsabilità, sono stati consiglieri comunali che hanno fatto delle valutazioni, tanto le leggi non le facciamo noi, però noi, sinceramente parlando, ci possiamo comunque adattare semplicemente con un regolamento che chiede più che altro un parere personale, neanche di partito. Io non parlo di partito, parlo da Francesco Foggia, io umanamente mi sento di dare un voto favorevole a questo regolamento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Foggia. Stiamo mettendo in votazione. Deve chiedere qualche cosa, consigliere? Si rivolga alla Presidenza comunque. Prego. No, si rivolga alla Presidenza, non sì, sì, Presidente, mi rivolgo a lei soltanto per piccolissime precisazioni. E senza innescare nessun altro genere, tanto per essere chiaro, badate a non fare differenze tra chi immagina che questo sia un'ottima cosa da approvare, chi pensa che non lo sia, e questo significa in qualche maniera istituire una differenza tra chi pensa di essere più accorto, per cui favorevole, e chi pensa di essere meno accorto, per cui contrario. Tanto per la chiarezza. Per quanto riguarda la posizione di partito, ma io che cosa devo nascondere? Io appartengo per scelta, per volontà e sicuramente per coerenza ad una formazione politica che non ha mai fatto mistero di valutazioni che ho elencato prima rispetto a certi argomenti. E questo non significa essere contrari a tutto quello che è stato elencato. Io ho solamente, personalmente, messo dei paletti tra virgolette, rispetto ad alcune posizioni. Certo, anche altri paesi hanno fatto e hanno detto, probabilmente sono passati anche da queste considerazioni, per poi arrivare a qualcosa ovviamente di molto più grande. Tutto qua. Grazie consigliere Caruso, c'è di rispettare tutte le posizioni, ognuno ha la sua posizione. Quindi mettiamo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, il regolamento di istituzione e disciplina del registro amministrativo dell'Unione Civile. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che è seduto lo dichiari. Favorevole Foggia, Diadema, Caiazzo. Caiazzo, no. Cangemi, Arena, Mauro, La Grutta, Marascia. Contrari, Caiazzo, Zizzo, Foderà, Provenzano, Giacalone Sidonia, Firenze, Giacalone Giuseppe, Impeduglia, Ingargiola, D'Annibale, Caruso. Astenuti Randazzo e il Presidente.
20 presenti, 7 favorevoli, 11 contrario, 2 astenuti. Il punto numero 4 non passa. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, modifiche dell'articolo 4, 5 e 11 del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato una deliberazione del Consiglio Comunale 131 del 27-11-2009. Prego Assessore di illustrare l'atto. Sì, Presidente, mi accingo a leggere la modifica degli articoli 4, 5 e 11 del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 131 del 27-11-2009, sostituendo in conseguenza gli articoli 4, appunto 5 e 11 del predetto regolamento con i seguenti. Articolo 4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari e o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi e urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpalle e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazioni e rami che si protendono sui cigli delle strade, dalla rimozione dei rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni di estensione superiore a metri quadrati 3.000 e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa in sostituzione della pulizia dell'intera area l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 20 in corrispondenza dei confini su strada, anche se trattasi di strade vicinali, trazziere, eccetera. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro non oltre il 30 maggio di ogni anno, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del presente regolamento. L'Ufficio di Protezione Civile provvederà a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida nel termine prescritto comporterà l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area, nel rispetto degli standard prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della pubblica amministrazione. I procedimenti di esecuzione d'ufficio saranno proposti dal responsabile dell'ufficio tecnico ad un suo delegato ed affidati nel rispetto delle procedure e della normativa sugli interventi urgenti. Articolo 5. Nel periodo compreso dal 1 gennaio al 14 giugno. Assessore, si può dare per letto perché già in commissione l'hanno lavorato già i consiglieri. Dato che l'articolo 4 e l'articolo 11 sono stati modificati rispetto al vecchio regolamento e la commissione ha dato parere favorevole all'unanimità, io chiedo di votare questa modifica e passo alla segretaria. Grazie, la delibera per verificare appunto i pareri. Invito il segretario a leggere i pareri. E altre commissioni? Mi pare. La prima commissione consiliare dà un parere favorevole all'unanimità. Grazie segretario, ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, giunta. Signor Presidente, io insomma, ripeto, nella qualità di Presidente della Commissione Statutaria, abbiamo espresso il parere favorevole all'unanimità, tra l'altro si tratta di una modifica tecnica,
rispetto, diciamo, ad un regolamento precedente che prevede la possibilità di, come dire, di disciplinare in maniera diversa proprio la realizzazione di fuochi in materia anche di agricoltura. Però volevo approfittare, signor Presidente, della presenza dell'assessore Bonanno per affrontare una questione, dal momento che non sono potuto intervenire durante la comunicazione, che riguardano la spiaggia di Tonnerella. Intanto prendo atto e faccio un plauso all'amministrazione che finalmente dopo cinque anni si sta pulendo la spiaggia di Tonnerella. Bisogna dirlo in maniera chiara, io sono stato molto critico nel passato con il sindaco, con l'amministrazione, perché aveva abbandonato Tonnerella. Quest'anno finalmente devo dire che riconosco, perché bisogna riconoscere, l'impegno dell'amministrazione, soprattutto nel tratto di spiaggia iniziale, vicino, per capirci, la sopraelevata. Quello era un tratto di spiaggia completamente abbandonato da diversi anni, dove c'erano state alcune teorie da parte del sindaco che riteneva che le alghe dovevano essere lasciate alla sorte della costa. In realtà non è così, perché quel tratto di costa erano dei migliori delle spiagge di Tonnerella, e finalmente si sta tornando con difficoltà, devo dire, perché assessore, lì c'è necessità di fare un lavoro, come dire, ancora più intenso e più penetrante, perché abbiamo soltanto rimosso ciò che c'era in superficie, in realtà sotto c'è ancora tanto da lavorare. Quindi, fatta questa premessa, una criticità però la voglio riscontrare su Tonnerella, e mi riferisco al tratto di strada crollata, che è un po' più a monte, cioè il ritardo dell'amministrazione. La strada è crollata a gennaio, si è aspettato l'intervento del genio civile delle opere marittime, perché si pensava che quell'opera potesse essere finanziata. In realtà arriviamo a fine giugno per poter eseguire i lavori con fondi propri. Allora la domanda è: ma se noi dovevamo eseguire quei lavori con fondi propri, come mai si è aspettato giugno? Perché lì naturalmente, fisiologicamente, si creerà, diciamo, come dire, un ingorgo, lo sappiamo tutti. Cioè, se si sapeva che l'intervento doveva essere effettuato con fondi, con risorse proprie, si poteva pianificare l'intervento a marzo, a febbraio, non so quando. Questo è un aspetto. Altro aspetto, su Tonnerella. Le comunicazioni sono finite. Invito l'amministrazione, lo so, signor Presidente, ma è una questione importante che riguarda l'intera collettività. Non vado alla conclusione, assessore Bonanno, lei è assessore ai lavori pubblici. La regione ha commissariato 28 comuni perché non erano dotati di piano di utilizzo del demanio marittimo. Mazara del Vallo non è commissariata perché Mazara del Vallo si è dotata di quello strumento urbanistico e lo ha fatto 3 anni fa. Io farei una domanda alla regione, di commissariare la regione, perché se noi l'abbiamo prodotto 3 anni fa, perché non l'ha adottato ancora quel piano di utilizzo del demanio marittimo? Perché c'è un problema che sfugge a tutte, a tanti. La spiaggia di Tonnerella non ha più spiaggia pubblica, non c'è più spiaggia pubblica, e noi abbiamo la responsabilità di denunciare questo fatto. Non c'è gente che si può permettere il lido. A parte che non c'è gente che non si può permettere bene di prima necessità, immaginiamo un lusso qual è una posizione presso un lido. E allora l'amministrazione, il Consiglio Comunale ha il dovere di garantire ai cittadini la spiaggia pubblica. Perché dico questo? Perché quel piano di utilizzo approvato in Consiglio Comunale prevedeva tanta spiaggia pubblica. Naturalmente, quando c'è l'equivoco che il piano di utilizzo non viene approvato da parte della regione, cosa accade? Che sorgono, spuntano nuovi stabilimenti balneari su luoghi, su siti nei quali questo Consiglio Comunale aveva previsto spiaggia pubblica. Io non capisco come mai questi soggetti possono far nascere questi stabilimenti balneari in zone dove, in siti dove questo Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale della città, aveva stabilito spiaggia pubblica. Non c'è più la spiaggia pubblica, assessore. E lei ha il dovere di invitare la regione ad esitare quel piano di utilizzo. Perché noi siamo stati fra i primi comuni a dotarci di quello strumento urbanistico fondamentale. La gente non può permettersi il lusso di avere un lido, un posto al lido. E lei lo sa meglio di me. E cosa facciamo per questi cittadini? Lei non può andare più a Tonnerella? Io credo che questo sia una follia. Quindi l'amministrazione deve intervenire presso la regione per farlo definitivamente approvare quel piano di utilizzo del demanio marittimo. Grazie, consigliere Mauro. E consentire, signor Presidente, consentire al cittadino di accedere liberamente alla spiaggia pubblica senza pagare un euro. Un euro. Grazie. Grazie, consigliere Mauro. Consigliera Grutta, prego.
Grazie Presidente. Sulla regolamentazione inerente i fuochi, questo regolamento di cui stiamo dibattendo, ho dato una lettura sommaria, credo che le modifiche a una prima lettura mi sembrano, diciamo, utili. Mi sembrano utili. Certo, qualunque cosa può essere migliorata, quindi diciamo che di primo acchito mi sembra un utile regolamento. Così come utile mi sembrava il regolamento, non mi sembrava, così come utile era, è il regolamento che testé bocciato. Bocciato per motivazioni che non condivido assolutamente. Perché si è detto che si è parlato di famiglia, fa intendere. Consigliere Crutta, io ho detto che ognuno di noi deve rispettare, certo, la votazione. Quindi, il discorso è la coerenza. Gentilmente. Il discorso è la coerenza. Si è votato adducendo motivazioni sui diversi. Molti politici invece si dimostrano tutti uguali. Vi spiego perché. A proposito di agricoltura, di fuochi in agricoltura, c'è un'altra situazione dentro l'agricoltura. Fratelli d'Italia, un tweet della Meloni, vergognoso, queste sono le parole che scrive la Meloni, vergognoso il voto sulla IMU agricola, una tassa vergognosa, dovrebbe essere abolita, anche perché c'è scritto nel tweet della Meloni, è il balzello per pagare gli 80 euro di Renzi. Ora, se coerenza deve esserci, cari consiglieri comunali, se coerenza deve esserci, chiedo l'abolizione immediata, per coerenza con le idee del vostro partito, della signora Meloni, l'immediata abolizione dell'IMU agricola nel territorio mazzarese. Toglietela, perché è un vergognoso balzello messo da Renzi per pagarsi gli 80 euro e sappiamo tutti le motivazioni di questa cosa. Siate coerenti, così come siete stati coerenti con la storia, con l'idea di famiglia che non c'entrava niente, col discorso dei gay. Siate coerenti e aboliamo l'IMU agricola a Mazzara del Vallo. Ve lo dice la Meloni, non ve lo dico io. Grazie consigliera Crutta. Consigliere Randazzo, prego. Presidente, intervengo solamente per fare un plauso all'amministrazione, all'architetto tecnico comunale proponente di questa modifica. Involontariamente si è dato seguito a una mozione che avevo presentato qualche mese fa, che impegnava l'amministrazione a regolamentare la materia sui terreni abbandonati. Adesso con questa modifica c'è più chiarezza, che accompagnata pure ad un'ordinanza fatta dal sindaco di recente, i cittadini sanno che entro un determinato periodo di tempo devono provvedere a proprie spese, salvo alcune sanzioni amministrative, tra l'altro disciplinate dal codice della strada, a provvedere alla pulizia dei terreni per non solo problemi dei fuochi in agricoltura e tutto, ma anche per problemi di carattere igienico-sanitario. Quindi ringrazio l'amministrazione per aver portato avanti questa modifica e gli uffici che hanno lavorato per questo. Grazie Presidente. Grazie consigliere Randazzo. Consigliere Caruso, prego. Sì, Presidente, Giunta, consiglieri comunali, cittadini. Per quanto riguarda l'atto in questione, certamente voteremo a favore. Per quanto riguarda la questione di coerenza, io ricordo che siamo stati coerenti e ricordo al consigliere La Grutta che per quanto riguarda l'IMU agricola siamo stati talmente coerenti da prenderci le simpatie anche del Movimento 5 Stelle. E la richiesta che fece la Meloni facendo una manifestazione, non vorrei sbagliarmi ma credo proprio in Puglia, era di chiedere l'abolizione non tanto ai comuni sapendo bene che non avrebbero potuto applicarla più di tanto, ma chiedendola direttamente a chi l'ha istituita attraverso le leggi nazionali, ovvero a quel Presidente del Consiglio che ti impone oltre all'IMU agricola le stesse tasse che abbiamo dovuto approvare, perché se no ci saremmo trovati, no? Consigliere, sbaglio? Se no ci saremmo trovati, cioè figuriamoci se lo sbaglio, perché se lo diciamo noi consigliere sbagliamo, Caruso, se lo dite voi, avete scoperto l'acqua calda. Si rivolga alla Presidente. Consigliere. Sì, mi rivolgo alla Presidente. Prego. Dicevo che questa tassa dell'IMU, certamente che non va bene, l'IMU agricola, non va bene insieme a quella caterva di tasse che ci sono arrivate per legge nazionale e che con un uso lungo e infinito abbiamo dovuto approvare nelle more e nelle considerazioni che abbiamo già espresso tempo addietro. Questa è coerenza a casa mia, il resto non lo so. Grazie consigliere Caruso, non vedo più nessuno iscritto a parlare, metto il regolamento. Consigliere Caruso, consigliere La Grutta, gentilmente. Consigliere Caruso, consigliere La Grutta. Chiudo
il punto numero 5, mettiamo in votazione il punto numero 5 all'ordine, numero 5 all'ordine del giorno, modifica degli articoli 4 e 5 e 11 del regolamento comunale in materia di fuoco controllati in agricoltura. Approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale numero 131 del 27/11/2009. Chi è favorevole si è seduto, chi è contrario si alzi, che sono lo dichiari. Votato allora, Marascia, Di Gregorio, La Grutta, Alestra, Foggia, Diadema, Caruso, Impeduglia, Giacalone Giuseppe, Tumbiolo, Caiazzo, Ingargiola, Mauro, Zizzo, Foderà, Firenze, già l'ho detto, Firenze, Randazzo, Giacalone Sidonia, Norrito, astenuto il presidente. Consiglio Cangemi, lei in aula? Vota favorevole, Consiglio Cangemi. ...21 presenti, 20 favorevole, 1 astenuto, il punto numero 5 passa. C'è il limite di esecutività su questo? No. Passiamo al punto numero 6 all'ultimo del giorno, il regolamento comunale relativo agli atti depositati presso la Casa Comunale. Chiede il segretario comunale di intervenire. Sì, questa proposta di delibera va ritirata perché nell'approfondire l'argomento abbiamo visto che contraddiceva la norma che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza esclusiva in materia di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In questo caso noi andiamo a disciplinare un servizio comunale, per cui la competenza è della Giunta. Grazie segretario, quindi il punto numero 6 dell'ordine del giorno viene ritirato. Passiamo al punto numero 7, mozione di riqualificazione Borgata Costiera. Chi illustra? Consiglio Giacalone, prima di illustrare l'atto ha chiesto parola l'assessore Bonanno, prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, brevemente, per quanto riguarda Tonnerella, noi abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo ripristinato un tratto di spiaggia che forse da 10 anni non era più ripristinata e quindi abbiamo allargato da un punto di vista di area la spiaggia a Tonnerella. E il Comune non è che ha competenze per poter dare la concessione o no ai lidi. Io capisco che purtroppo, dico purtroppo, per gli eventi naturali che ci sono stati nel mese di novembre e per altri eventi che purtroppo c'è l'erosione delle spiagge, quindi c'è poca sabbia, l'accesso ai cittadini nella spiaggia libera è notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti. Ma dobbiamo metterci anche nei panni di chi, dei gestori dei lidi, credo che siano 4 questi gestori dei lidi, che si sono spostati dalla parte di Capofeto verso la parte che va verso Mazzara. Ma loro sono stati a Palermo e hanno avuto la concessione. Quindi, detto questo, per quanto riguarda poi il crollo della... Consigliere, gentilmente. Per quanto riguarda il Consigliere Mauro, facciamo finire l'assessore. No, per chiarimento, scusa, io presento. Consigliere Mauro, sta parlando l'assessore, ora appena poi finisce poi... Io ho capito così, poi... Permetto soltanto un chiarimento, signor Presidente, solo un momento. Prego, assessore, così poi consigliere... Dico, io non mi riferivo, assessore, ai gestori che sono titolari di concessioni e che sono stati spostati perché l'erosione della spiaggia, eccetera, eccetera. Mi riferisco a 9 concessioni che sono in deroga a pieno utilizzo da un momento approvato da questo Consiglio Comunale. No, è più importante il passaggio. Grazie, sì, consigliere Mauro. Detto questo poi lo vedremo in seguito, quello che dice il consigliere Mauro. Quanto riguarda il crollo del tratto di Tonnerella, questa strada è crollata a novembre del 2014. E siccome c'era un problema anche di protezione civile, noi abbiamo fatto di tutto per recepire fondi alla protezione civile e quindi abbiamo aspettato dicembre e gennaio, fondi che purtroppo non sono arrivati. Dobbiamo anche dire che doveva essere dato un progetto esecutivo e definitivo che potesse mettere in sicurezza questo tratto di strada e quindi ci è voluto anche del tempo. Ma una volta che non c'erano fondi regionali o fondi della protezione civile, abbiamo utilizzato i fondi comunali e il tempo è passato, quindi ora siamo arrivati
il 24 giugno sarà espletata la gara e quindi i lavori inizieranno, credo, nel mese di luglio. Molto probabilmente inizieranno i lavori fino a un certo punto e poi si interromperanno e si verranno concluse poi nel mese di settembre. Questo poi sarà il Genio Civile delle Operazioni Marittime a verificare il quanto, perché si capisce bene che tra luglio e agosto lì ci sarà un flusso di persone che vanno alla spiaggia, quindi sarà anche molto difficile lavorare. Comunque dovrà essere messa in sicurezza quel tratto di strada e poi a settembre verrà completata. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Prego Consigliere Giacalone di illustrare l'atto. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadini. La quinta commissione consiliare, premesso che è competenza di questa commissione promuovere la valorizzazione, riqualificazione e abbellimento del territorio al fine di incentivare i flussi turistici, considerato che in data 17/9/2014 la commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio Comunale per effettuare sopralluoghi nei luoghi di interesse turistico-culturale, considerato il sopralluogo effettuato in data 18 marzo 2015 presso Borgata Costiera e vista la documentazione acquisita e allegata agli atti, visto che in passato questa amministrazione si è mostrata sensibile attuando opere di risanamento e riqualificazione di Borgata Costiera, tutto ciò premesso e considerato in collaborazione con la Commissione, chiede all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di proseguire l'opera di riqualificazione già iniziata nella passata legislatura attraverso opere di arredo urbano e decoro della piazza municipale e delle vie limitrofe, in particolar modo favorendo il recupero del baio della Sulana di Borgata Costiera, prevedendone la sua conversione in un museo del contadino. Tutto ciò nell'ottica di riqualificazione di un borgo che possa migliorare l'offerta turistica della nostra città. Alla presente mozione vengono allegati tutti i progetti che sono stati insomma consegnati al Presidente della Quinta Commissione. Grazie Consigliere Giacalone. Consigliere Foggia, prego. Grazie sempre Presidente, Amministrazione e colleghi consiglieri. Naturalmente questa mozione segue la grande mole di lavoro che si è svolta, diciamo, nella passata legislatura. Sappiamo che molte cose sono state fatte, molte cose sono state attenzionate, tipo via dei Lavatoi, in parte via Fazzello. Naturalmente ci sono tante altre zone che bisogna comunque ridarle alla storia mazzarese, come il Baio della Sulana e di conseguenza tante altre zone che devono essere comunque monitorate, eventualmente fare un sopralluogo anche con l'amministrazione comunale, con la commissione stessa. Io ringrazio la Commissione che abbiamo dotato questo punto in oggetto, che comunque è stato tanta cara pure al Sindaco Cristaldi. Dico semplicemente che lavoreremo anche in sinergia con l'amministrazione e comunque anche con i deputati per realizzare un evento anche in estate per quanto riguarda la promozione della civiltà contadina della zona. Ci si sta lavorando anche perché è giusto integrare le zone periferiche della nostra città. Naturalmente il mio auspicio è quello di portare più progetti a compimento e sono convinto che se c'è la sinergia giusta e c'è la volontà anche politica possiamo comunque continuare nell'intento. Grazie. Consigliere Foggia, metto in votazione. Consigliere Safina, prego un minuto. Grazie Presidente. No, in virtù di questo atto, guardi, casualmente noi della prima commissione abbiamo avuto il piacere di avere il tecnico nominato dal sindaco sammaritano e casualmente, non conoscendo la natura di questo atto, avevo fatto la proposta a questo amico di interessarsi, attraverso non so quale via, di trovare fondi inerenti a questo sito, a questo borgo di Costiera. Adesso vedo che questa commissione sta elaborando questo atto, ne sono contento. E allertato anche il nostro esperto, speriamo che trovi i fondi per far sì che quel borgo riviva il suo antico splendore. Grazie. Grazie consigliere Safina, non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione punto 8 all'ordine del giorno, numero 7 all'ordine del giorno, mozione di riqualificazione Borgata Costiera. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono lo dichiari. Votato ad unanimità. Firenze, Giacalone Sidonia, Foderà, Zizzo, Caiazzo, Tumbiolo, Norrito, Provenzano, Randazzo, Impeduglia, Giacalone Giuseppe, Caruso, Incargiola, Safina, Diadema, Foggia, Arena, Alestra, La Grutta, Marascia e il Presidente.
21 presenti, 21 favorevoli, il punto numero 7 passa. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno, emergenze immigrati e pesca nel canale Sicilia. Consigliere Caruso per illustrare l'atto. La ringrazio Presidente, intervengo e leggo la mozione in qualità di Vicepresidente della Seconda Commissione Consiliare, Commercio, Pesca, Agricoltura, Cooperazione, Sviluppo Economico, Industria. L'oggetto è emergenza immigrati e pesca nel canale Sicilia. Premesso che la pesca è sempre stato per la città di Mazara del Vallo il principale polmone economico intorno al quale si sono sviluppati prosperità e benessere dal punto di vista produttivo, lavorativo e così facendo anche in formula di indotto foriero di ricchezza per le famiglie mazaresi, considerato che le ultime vicende avvenute nel canale Sicilia, in particolar modo nei mesi a cavallo tra la fine del 2014 e 2015 ad oggi, sono state scenario di un clima di disagio oltre che di dolore umano legato al massiccio flusso di immigrazione. Ciò ha trasformato il canale Sicilia in un luogo di dolore, viste le perdite umane, al tempo stesso luogo di grande umanità da parte dei nostri marinai che si sono trovati più volte a interrompere la loro attività di pesca per andare in soccorso ai migranti. E visto che i nostri uomini da tante imprese non si sono sottratti al dovere morale di aiutare chi si è trovato in difficoltà e così facendo hanno interrotto la propria attività di pesca producendo così un possibile danno economico per cui riconducibile alle possibilità di risarcimento previste dalla legge, noi chiediamo a questa amministrazione comunale, nella figura del sindaco Nicola Cristaldi, di intervenire presso le sedi istituzionali competenti perché si attivino le procedure previste dalla legge regionale 3398 e dal TPR regionale 12-2005, di dove di competenza riterrà utile di attuarle. Chiedo a tutti i presenti consiglieri comunali di essere favorevoli a questa mozione e questo è anche stato frutto di una discussione avvenuta in commissione e che anche ed è una mozione presentata dall'intera commissione. Sì, la mozione presentata dall'intera da tutti i componenti dell'intera commissione. Io vorrei però dire anche che è stata oltretutto firmata dal consigliere Marascia, da Nicola Lagrutta e da Giacalone Giuseppe. Grazie consigliere Caruso, non vedo nessuno iscritto a parlare, metto in votazione il punto 8 all'ordine del giorno. Che è favorevole sia seduto, che è contrario si alzi, che sono tutti chiari. Votato ad unanimità. Marascia, Lagrutta, Alestra, Arena, Mauro, Safina, Foggia, Di Gregorio, Diadema, Caruso, Giacalone Giuseppe, Ingargiola, Tumbiolo, Impeduglia, Foderà, Norrito, Caiazzo, Zizzo, Provenzano, Giacalone Sidonia e Firenze. Presidente pure, consigliere Foderà e Randazzo pure. ...23 presenti, la mozione numero 8 passa. Visto l'ora tardi, chiude il Consiglio Comunale, buonasera a tutti, grazie.